Buonasera. Stasera è una seratona. Una seratona che vedremo quanto faremo durare, perché abbiamo tolto lo spazio agli streamer serali oggi per portare Sekiro, per iniziare questa avventura in Sekiro. E niente, siamo carichi. Aspettiamo, vediamo se entra qualcuno, ma intanto che entra qualcuno, come prima live di tutte le cose, a parte vi piace l'estetica floreale del wallpaper di Sekiro, bellissimo questo wallpaper, l'avete visto anche abbastanza comunque in 10 minuti di intro, quindi non ve lo faccio rivedere. E niente, io ho iniziato un salvataggio per vedere se girava in live, e quindi adesso guardiamo se gira in live, ovviamente. Comunque, allora, innanzitutto, gioco. Vediamo se ce lo cattura. È perfetto. Ma direi che va bene. Allora, la webcam non so dove metterla. Vediamo un attimo. No, ovviamente devo cliccare sul gioco. Allora, il gioco è molto, molto, molto spoglio. Quindi effettivamente la webcam in alto a destra ci sta bene. Ci sta bene. In basso no, quindi la chat va benissimo lì dov'è, praticamente. Mentre il controller dà fastidio, quindi il controller... Vediamo se lo nascondiamo qui. Follow me, lo spostiamo un po'. Vediamo com'è. Allora, non so poi gli item, effettivamente non ricordo, siccome noi questo gioco l'abbiamo già giocato, però non so gli item se sono... Cioè, se poi si sviluppa quel quadrato e quindi diventa più grosso e ci dà fastidio. Però per ora mi piace l'impostazione pulita. Potrei, per simmetria, spostare la webcam in alto a sinistra, così che il controller sta in basso a destra, così è un po' tutto spostato sulla destra, però va bene uguale, comunque... Non è un gioco da... non è che accade tanta roba al lato dello schermo. Poi sì, mi può dare un pochino fastidio, ma a parte la chat è trasparente. Il controller è piccolino lì in basso. Non dovrebbe dare troppo fastidio, diciamo. Non occupiamo tanto spazio dello schermo, però insomma... Allora, voglio vedere un attimo, perché qui in Sekiro è tutto maxato. Ok, nelle impostazioni grafiche è 1920x1080, come lo vedete voi, ovviamente. Qua è tutto maxato per ora, ok? Io toglierei l'effetto mosso perché non sono un fan. Qualità ombre, qualità luci, qualità effetti. Qualità riflessi. Insomma, sono tutte cose che nella scheda video distruggeranno un po'. Però noi andiamo indietro, facciamo qualità alta, ok, senza andare nel max, in 1920 e vediamo come gira. Sekiro dovrebbe avere un frame rate cappato, quindi non dovremmo poter superare i 60, penso, perché magari ha delle meccaniche come lo scatto o la schivata che funzionano in base anche al frame rate. Se gli alzi magari troppo il frame rate a Sekiro, ci sta che gli alzi anche o gli diminuisci il tempo di invincibilità che ha il personaggio, perché insomma così funzionano alcuni giochi. Quindi penso che sia per questo il motivo che ci rimane a 60 fisso. Però non lo so, non ho visto un'opzione per togliere il frame rate maxato, quindi andiamo così. Allora, stasera live molto chill. Per ora voglio vedere se il computer mi regge, se mi perde frame e se si vede bene. Forse si vede un po' smarmellato, però sono la risoluzione massima che posso, a cui posso essere. Posso provare a fare una piccola cosa. Postazioni, uscita. Uscita sono a 7000, ma mi sta andando a 6100, quindi posso andare su slow. Vediamo
cosa cambia e come lo regge. Sì, non è un po' smarmellatino, in effetti. Gli piace smarmellarsi. Però dovrebbe reggere bene ed essere godibile comunque, no? Lux, se stai guardando, se mi puoi dare una mano rispetto a come lo vedi e come gira, come ti sembra. Un feedback. Per ora il PC sta reggendo. Se poi vediamo che non regge, abbassiamo qualcosa. Sistemiamo. Questo non è Sekiro comunque, è Spider-Man. Ma va bene, ne parleremo dopo. Allora, usciamo dal gioco. Perché? Perché almeno andiamo a fare una nuova partita. Perché io l'ho già giocato Sekiro, lo giocai una volta quando uscì 2 anni fa. Ok? Quindi più o meno so la storia, so le meccaniche, poi i Souls l'ho sempre giocato, quindi so come funziona. Scusate l'audio, è altissimo, di sicuro. Ok. Conta che lo sto persino guardando sulla Smart TV. Oh, e si vede bene? Cioè, si vede pulito. Siamo in Full HD, quindi dovresti vedere un Full HD 60. Ovvio che però siamo un po' smarmellati. Quindi siamo smarmellati. Cioè, c'è un bitrate al secondo del streaming. E se col movimento, cioè, c'è troppi dettagli a schermo, si perde qualcosa, qualche dato. Comunque, va bene, la visione pubblicazione non ci interessa, il continuo lo ignoreremo, andiamo su nuova partita. Oh. Allora, sai che era un gioco Souls-like, è uscito nel 2018 se non sbaglio, è uscito su tutte le piattaforme. Ora mi chiedo. Sengoku Manki. Hinomoto subete o yaita senku. Non è la grafica questa? 山深い芦名の国にも燃え広がっていた。perfetta. La scoccata perfetta. La CGI comunque di un gioco 2018 fa sempre la sua portafura. Sempre bellissimo, potrebbero farci un film così. Sarebbe stupendo. Tra clan, tra famiglie, ovviamente medioevo giapponese, samurai, eccetera. Ishina Shina, che prende il potere con la forza. Noraino ga kokoro sura nakushita ka. Tomo ni kuru. そして戦場で拾われた狼は修行の末上達の忍びとなった。Maestro Shinobi.
Gli affidano una missione, gli affidano un compito, quello di non tradire mai il padre e quello di difendere un ragazzo di, poi scopriremo che stirpe. Non ho mai visto un giapponese più alto di 1,65 m, verissimo. A quanto pare il nostro gufo, che è il padre, impero sull'orlo del collasso. Quindi bellissimo, perché tra l'altro ci descrivono la guerra e quando prende il potere, ci descrivono l'incontro del lupo in questo campo di battaglia, quindi appunto un povero ragazzino sperduto, no, che si è sopravvissuto a una guerra e che magari non ha più niente e che viene accolto da questo guerriero che poi lo fa diventare uno shinobi. Allo shinobi gli fa proteggere il figlio Tizio. Ed è bello perché noi iniziamo oltre tutto questo, cioè noi iniziamo già alla caduta dell'impero che abbiamo visto sorgere con la conclusione di quella battaglia. Quindi c'è stato tanti pezzetti di storia che ci hanno già costruito l'ambiente e ci hanno buttato ovviamente nel periodo peggiore. Però ed ecco il nostro lupo, che era quel bambino che abbiamo visto all'inizio. Comunque, diceva, a quanto pare il padre, tra virgolette padre, perché appunto lupo è stato adottato dopo la guerra, ma il padre del lupo è talmente alto e grosso, sì, che sicuramente non è giapponese, sicuramente. Questa è la grafica di gioco, è bellissimo Sekiro, è veramente veramente bello, è molto fluido, è reattivo, è tutto, tutto. Per questo ho messo anche il controller in basso a sinistra, in basso a destra, scusate. Quella signorina, che non sappiamo il nome ancora, ci ha lasciato cadere un oggetto. Lettera decorata, una lettera gettata in un pozzo. Lupo di Kuro, il destino attende alla Torre della Luna. Fuggi dal pozzo e raggiungi la torre baciata dal chiar di luna. Puoi farcela anche senza spada, sii silenzioso e vigile. Quindi va bene, un tutorial che ci fa iniziare, no? In questo percorso. A per saltare, doppio salto, vicino alla parete ovviamente, perché non abbiamo i superpoteri. E siamo subito alla prima area, Lago di Ascina. È un Souls-like. Questo gioco non spiega tanto per la trama, spiega tanto per l'ambiente e per quello che vuole raccontare, per tutti gli indizi che vi lascia. Quindi se volete approfondire nel mondo di Sekiro dovete per forza andare a prendere le armature, leggere le descrizioni, capire la storia, cercare di trovare accessi alla storia che non sono convenzionali, diciamo. Comunque, X o quadrato per accostarsi ai muri. Per ora c'è una parte stealth, quindi ci fa abbassare furtività, ci spiega come funziona la furtività. E se ci facessimo vedere quei nemici, a quei nemici gli comprerebbe un triangolino giallo sulla testa che si riempie fino a diventare rosso, e lì vuol dire che ci hanno visto e che ci e iniziano ad attaccarci praticamente. Volete che mi metta ad ascoltare tutti i discorsi? Perché si può fare. Questo è durato particolarmente poco. Vedete comunque possiamo rigliare. Sentite bene? Perché possiamo fare effettivamente, per migliorare la cosa,
mi sta spiegando ovviamente meno inventario, meno quello, meno quell'altro. Ci arriveremo poi più là, anche se io non è che, come sempre, io sono fan della musica, quindi sempre musiche altissime. Voci, mettiamo un set, mettiamo tutto alto, dai, mettiamo tutto alto. E poi si regola. Vediamo. Ok. Più ambient. Sì, infatti abbiamo alzato le voci anche ora. Ora vediamo. Kimi yagura no tobira wa chanto shimatte oru ka? Shimatte oru ga. Kabe no ano wa sono mama ni shite oru to. Conta che lo sento basso anch'io, E volevo fare anche un'altra cosa, scusatemi. Vibrazione del controller, se posso. Opzione visuale. No. Audio e video. Sottotitoli. Non posso aumentare la grandezza dei sottotitoli. Scusatemi. Conta sempre che i messaggi ti arrivano quasi un minuto dopo. Ok. No, un minuto no, saranno 15 secondi. Poi dipende anche quando li leggo. Però sì. Comunque il tutorial, comunque sì, ritardo se c'è. Quindi ovviamente io cerco di rispondervi subito. La luna piena, tra l'altro. Bellissimo, ovviamente, in un Giappone di quest'epoca fa sempre comodo, no? Tutta la luminosità di notte di cui hai bisogno. Ovviamente non sarebbe stato comodo per il nostro shinobi, visto che voleva scappare di prigione. Abbiamo sentito le guardie cosa hanno detto, e comunque lo shinobi ha perso la volontà di vivere. Perché ha perso la volontà di vivere? Oh, non lo so. E intanto siamo Spider-Man, questa forza mostruosamente sovraumana. Miglio, benvenuto. Buonasera. Basta, Sekiro. Abbiamo iniziato ora. Oh, gli incubi. Abbiamo iniziato stasera. E ora ti spiego. È proprio qui che vi spiego una cosa. Omote o ageyo. Oh, diglielo. Traumi su traumi. Vedremo stasera. Cercheremo di rievocare quei traumi. Buon shinobi. Mi fai male allora. Va bene, segui l'ordine, tra l'altro, di questo erede ad essere imperatore, insomma, figlio dell'imperatore. Kusabimaru, già bellissimo nome per la spada. Una katana donata da Kuro, l'erede divino, un cimelio della famiglia Hirata, ramo cadetto degli Ashina. Ritenuta perduta, è tornata tra le mani del lupo. Il nome Kusabimaru incarna un mantra. Uno shinobi ha il compito di uccidere senza abbandonare la pietà. È un mantra che la spada stessa può manifestare. Incredibile. Ma tu già lo hai giocato, sì, vero? Sì, l'abbiamo giocato. Infatti, io ho chiesto ai ragazzi di Checkpoint Plus, siccome sono esperti dei Soul e sono esperti anche di Sekiro, almeno Pier Giorgio lo è, e quindi io ho chiesto, ma come io volevo portare Sekiro su Twitch, come faccio... Sono alla seconda run a portare qualcosa di interessante che comunque mantenga il livello di feeling, di scontro. Cioè, posso rendermi Sekiro più difficile in modo anche da avere io interesse nel rigiocarlo una seconda volta? Perché la prima volta che l'ho giocato Sekiro è stato 2 anni fa quando uscì. E quindi questa sarebbe la mia seconda volta. Però Blind Run era stupido chiamarla questa serie. Perché ovviamente conosco già la storia, so già le meccaniche del gioco, so già i boss, quindi non ci sarebbe niente di nuovo. Però mi ha detto, va bene, allora per rendere la sfida difficile
Quando parli con Kuro, gli dai il talismano. E quindi noi faremo, appunto, come ho scritto nel titolo, talismano alle ortiche e campana per, se ci va, per aumentare ancora di più la difficoltà del gioco. E conta che è 2 anni che non lo gioco, quindi io sono, cioè, sono tornato qua, l'ho toccato e ho detto no, non c'è verso, farò schifo, e quindi sarà bello per questo, no? Tra l'altro non so cosa fa il talismano bene. E Kuro ci dà la fiaschetta curativa, che è la classica fiaschetta Estus dei Souls, e cioè una fiaschetta che ci permette, che avrà più cariche, quindi fino a 5, 6, 7 e via, ci permetterà di curarci. Fiaschetta piena di medicinale che ripristina la vitalità. Riposare permette alla fiaschetta di riempirsi di nuovo, quindi una fiaschetta che si riempie con dell'acqua medicale magica, l'acqua medicinale magica praticamente, realizzata da un apprendista di Dogen, o Dogen, lo straordinario cerusico. Nonostante possa sembrare strano che la fiaschetta si rabbocchi da sé, il suo segreto è da ricercare nei semi al suo interno. Quindi ci sono questi semi che rabboccano, come si chiede, riempiono la fiaschetta quando hai falò. Cercando di fare le inquadrature. Niente, Rux. Ora ti racconto. Ok, e qui gli consegneremo il talismano di Kuro per renderci la run più difficile. E quindi diamogli il talismano. Guardate che belli capelli. Un po' fuori fuoco, però. E lui ce lo rende. Perché? Perché no. Insisti che lo prenda. La sofferenza è ciò che desidero, mio Kuro. Quindi vi prego, consentitemi di ridarvelo. Capisco, grazie. È un talismano che dice porta fortuna e comunque ci toglieva dalla cattiva strada. E invece... Anch'io credo in me stesso. Hai scelto la via delle fatiche aggiuntive. E così sia. E così sia. Non ci pentiamo. Usare gli oggetti rapidi. Scorri diversi oggetti rapidi, usali a seconda della situazione. Ad esempio, se hai subito danni, usa la fiaschetta curativa per recuperare vitalità. Usa oggetto rapido in alto, scorri tra gli oggetti destra e sinistra. E gli oggetti rapidi li vedete in quel quadratino sopra il follow me. Come vedete, però, vanno equipaggiati prima gli oggetti. Quindi andiamo qua, fiaschetta curativa, e ci equipaggiamo anche l'idolo del ritorno. Un piccolo Buddha di legno si può usare più volte. Agli angoli arrotondati dall'uso e accompagna il lupo sin da quando è stato salvato da suo padre. Questo Buddha viene utilizzato per tornare a casa, farà tornare chi lo usa all'ultimo idolo dello scultore visitato o al tempio in rovina. Ok. Allora, Rux, ci ha dato la spada. Abbiamo letto la descrizione della spada, che è la Kusa Bimaru. La spada familiare, diciamo. Usiamo la fiaschetta e, come vedete, ci ha curato un pochino di vita. Un pochino di vita. E poi abbiamo dato praticamente il talismano di Kuro, che ci ha reso la run più difficile. Per il resto non ci ha detto nient'altro di importante, se non che stiamo organizzando un piano per la fuga. Siccome è tutto in decadenza e sta succedendo qualcosa che sta facendo finire questo regno. Ma non sappiamo ancora ovviamente cosa.
E quindi Kuro, che è il nostro protetto, e noi siamo il suo shinobi protettore, che ha fallito già, per quello avevamo perso la volontà, eravamo finiti in cella, e dobbiamo cercare di scappare. Vediamo se riusciamo a scappare. Allora, quel simbolo di maledizione basso, in basso a sinistra, che è minuscolo, mi sembra, penso che sia proprio il simbolo che ci indica che i nemici sono più forti e più stronzi. E noi testiamola, questa forza. I shinobi puntano a spezzare la postura avversaria. Un modo per farlo è attaccare il nemico. Quando un nemico ha la postura spezzata, sarà vulnerabile ai colpi mortali shinobi. Ok? Quindi in questo gioco, oltre alla vita, c'è anche la postura. Quando un nemico esaurisce la postura, puoi fargli un colpo fatale. Un po' stupido il nostro amico. O se li prendiamo da dietro, possiamo fargli, come avete visto, un colpo fatale uguale. Allora, il combat system. Ok? Con X si salta, ovviamente. Ah, con R3 lo locco, come vedete. Posso decidere di andare via o di vedere o di fissare la cosa su di lui. Posso schivare con tondo. Ok? E posso attaccare con R1. Sia un attacco caricato se lo tengo premuto, che un attacco veloce se lo tengo... se lo premo veloce. A volte attaccare continuamente il nemico non è abbastanza per rompere la sua postura. Deviare gli attacchi è un altro modo per danneggiare la postura nemica. E qui c'è la meccanica del parry, e cioè se premiamo L1 al momento giusto, ok, quindi quando stiamo per ricevere l'attacco, lo possiamo deviare l'attacco nemico perfettamente e tra l'altro danneggiare la postura all'avversario in modo tale da indebolire la sua resistenza e poi fargli un colpo fatale. Ora cerco di farvi vedere se mi riesce. Quindi ci dovrebbe attaccare. Attaccaci. Attaccaci. Quanto pare... Ok, non ci voleva attaccare finché il suo amico non si... Ok, comunque abbiamo esaurito la sua postura comunque. E avete visto qua il parry. Però ovviamente ve lo devo far vedere meglio. Però i parry sono fantastici, perché dovete premere L1 a tempo, vedete? Proprio a tempo, quando riceve l'attacco, e poi danneggiate la postura del nemico. Quindi vi faccio vedere, vediamo se altri esempi di questo tipo nel combattimento. Ok, vieni, attiriamone uno alla volta, almeno vi faccio capire. Abbiamo pochissima vita, quindi dobbiamo stare attenti. Eccoci. Abbiamo premuto in tempo L1 e abbiamo distrutto la postura di questo nemico e siamo riusciti a fargli un contrattacco fatale e a ucciderlo in un colpo. Quindi è fortissimo, però è una meccanica molto rischiosa, perché dovete aspettare l'attacco del nemico e quindi rischiate di essere colpiti. C'era quest'altro. Come vedete, la loro postura è molto semplice, ma comunque siamo nel tutorial e hanno una resistenza molto molto bassa per consentirci appunto di imparare a giocare. Poi il combat system sarà molto 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 più difficile. Qui abbiamo il primo nemico che ha... Eccoci. Che ci ha ucciso. Qui abbiamo il primo nemico che ci ha ucciso. Ma va bene, va bene. Comunque era per anche farvi vedere come si gioca. Però io sono stato un po' stronzo, effettivamente. Ora cerchiamo di andare un pochino più veloci. Ora che vi ho spiegato un po' come funziona Sekiro. Il combattimento è bellissimo, comunque. Vi deve dare molta soddisfazione, secondo me. È tutta una botta e risposta, botta e risposta. Devi aspettare l'attacco, devi schivare se vuoi schivare. È tutto molto frenetico, molto veloce. E i nemici sono tanti, se vedete. Comunque la schivata penso che abbia frame di invincibilità.
quindi potete schivare attraverso il colpo, diciamo, è come se lo schivasse in automatico, cioè come anche se lo prende, comunque, tra virgolette, in realtà no, perché avete fatto una schivata perfetta e quindi ha dei frame di invincibilità. Allora, io dovrò sicuramente riprendere la mano a questo gioco, perché averlo finito una volta, cioè non è il tipo di gioco che finirlo una volta vi dà le possibilità di imparare, di sapere come si gioca. Vedete, non posso nemmeno sbagliare, perché se sbagliate prendete danni. Però vedete in basso, in alto, la sua postura gigante, la barra gialla. Ecco, quando è piena possiamo fargli un colpo e abbiamo tolto metà della vita, visto che ha due pallini questo tizio. Allora, ci ha fatto un sacco di male, vediamo. Qui ci aspetta, molto, molto paziente. Perfetto. Ed è, ci ha lasciato anche lui. Compresse. Compresse medicinali che ripristinano lentamente la vitalità. È un altro modo, è un altro oggetto per curarci praticamente. Non si apre da questa parte, quindi questa porta è chiusa e si aprirà forse in futuro. Pugno di fuliggine, va bene. E qua abbiamo un po' di platforming Souls, più che Souls proprio propriamente di Sekiro, perché gli altri Souls non hanno platforming di questo genere. Comunque le voci si sentono basse, ma le sento basse anch'io. È proprio... è proprio... è proprio satura... cioè, è come se stesse origliando, effettivamente. Infatti c'è scritto origlia, ma è come se stesse origliando. Proprio ve le fa ascoltare piano, 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 piano. Meno male che c'è sottotitoli. Questo è un amico bastardo. Che... non vi chiedete che cosa sia. Fa parte dell'universo di Sekiro. Comunque, i giochi Souls, per chi non conoscesse... come Rux, sono molto fantastici, sono sempre nel ramo de... porco, ho perso un oggetto, sono sempre nel ramo del fantasy, se vogliamo, e questo è un fantasy giapponese in tutto e per tutto. Ok, non so se potevamo fare altri giri, però siamo arrivati alla porta. Si direbbe la via di fuga. Vuoi chiamare l'erede divino con un fischio? È il piano che avevamo, di cui avevamo parlato prima. Il fischio con la foglia, tra l'altro, e l'erede che si teletrasporta. Una persona così importante che riesce ad andare a giro così facilmente, ma probabilmente noi che siamo uno shinobi, che abbiamo anche insegnato qualche arte furtiva, no? Sa. Mairo. Gyoi. Chi no sadame kara nogareru koto shika dekiru to na. Kono shiro o dete Izuko e mairou ka. Mazu wa Ashina no kuni o hanareru ka. Andiamo. Mi segua? Beh, alla fine hai ammazzato tutti, ci sta? Sì. Sì. Aia. A parte l'artisticità che fa paura di questo gioco.
No, non fare rumore. Sasina, Mikoyo. Ojiue no bozen irai ka. Genichiro-dono. 私は… すまぬ。 お任せを。 Lasciate fare a me. Quanto è cazzuto il nostro protagonista? Quanto se la sente il nostro protagonista? Ma ovviamente è la sua missione, è la sua ragione di vita. In questa notte di luna piena cerchiamo di resistere il più possibile. Guardate che belle le katane e che bella la trama delle varie katane. Lui si può uccidere, cioè si può sconfiggere al primo try. Però finisce sempre così la storia. Quindi anche se lo si sconfigge in una prova che è fatta per ucciderti, appunto la storia prosegue allo stesso modo. Però c'è la soddisfazione di fargli il culo all'inizio, quando non siete nessuno. Però ovviamente noi non ce l'abbiamo fatta con la difficoltà anche maggiorata e tra l'altro non ricordandosi come si muove. Però ci ha tagliato un braccio. Quindi plot twist subito? Il protagonista senza un braccio? Sarebbe fighissimo un ninja senza un braccio. Con il braccio di Federer. O di Nadal, ecco, il braccio di Nadal. Molto narrativo l'inizio di Sekiro, eh? Poi inizieremo a giocare. Ok, ok, pare che la morte non sia il tuo fato, va bene. E tra l'altro ci ha anche medicato e ci ha anche attaccato una protesi fatta di legno e metallo. Vediamo se ce la spiegano anche o come ce l'approfondiscono. Braccio artificiale di uno shinobi, ceduto dallo scultore, ceduto di uno shinobi. Quindi era già appartenuto a un ninja, praticamente, e ce l'ha donato lo scultore. Simulacro di un braccio umano dotato di diversi meccanismi, sembra progettato per accogliere ulteriori modifiche. Nonostante le tacche e le macchie di sangue e d'olio, è stato trattato con molta cura. Un braccio, ovviamente. E guardate la protesi, come funziona e come è fatta. Tra l'altro c'ho già un filo e una carrucola da pesca, diciamo. Come si chiama, Rux, come si chiama? Va bene, comunque sia, avete capito? E comunque un gomitolo di filo più quello, e anche se non è tondo, insomma, avete capito. E niente, già fili attaccati ovviamente per tenerlo insieme, e poi l'avambraccio, che ok, non sappiamo come abbia fermato l'emorragia, come sia sopravvissuto il nostro lupo. Tra l'altro lupo molto particolare, perché prima di parlare con il nostro tizio,
vedete che ha una specie di marchio bianco. Vedo se riesco. Eccolo, eccolo qua. Vedete che ha una specie di macchia bianca. Ora si abbassa, non so per... Stai buono. Vedete, ha una specie di... Una bobina, bravissimo. Ha una specie di macchia cinerea sul volto, sulla parte destra. E da cosa sarà causato? Boh, chi lo sa. Una maledizione? Omae-san, nawa nan to ie? Sono me, Sashizume, nin ni yabureta okami. È sempre fuori fuoco il primo piano, non so perché. Sore ga shinobi ja na. Washi wa hotoki o hora nakia nara. Omae-san wa omae-san de suki ni shina. Ok. Vuol dire evita le fatiche aggiuntive. No. Facciamo parla. Quindi diciamo, il nostro scultore ha un passato non molto positivo. Tra l'altro guardate che cavolo di piedi che ha e guardate che cavolo di gambe che ha, non sembra umano, no? O propriamente umano. Poi sì, può essere usurato dal tempo, ma insomma, rispetto alle nostre sembianze, chissà cosa gli è successo a questo scultore. E tra l'altro scolpisce Buddha per redimersi, però non importa quanti ne scolpisca, hanno sempre un... Sono sempre soggetti all'ira questi, sono sempre l'incarnazione dell'ira. Chiedi come sei arrivato qua. Ora glielo chiedo, ora glielo chiedo, il bacio sinistro. Shikabane ka dou ka mo wakaranu mono no rainu ni kuwasete yaru koto mo aru mai. Dore hodo ore wa nemutte ita. Omae-san o hirotte kara zuibun tatsu zo. Sou ka. Ja ga. Sou ka. Nushi no aruji wa mada ikite oru. Ashina no shiro de. Sono uguali ai manga comunque. Cioè sono è proprio identico. Come parlano. Sono chi o ryo sare chimau daro. Omae-san o mireba sono kachi wa jūbun ni aro to iu mono je. Ok. Chiedi il tuo nuovo braccio sinistro. Kono hidori ude. Ore ni nani o shita? Soitsu shinobi gishu. Sekiwan no okami ni wa oatsurae muki no kiba yaro de. Hotoke o horu ni wa muyou de na. Omae-san ni kurete yaru. Ok, quindi era sua? Soitsu wa tada ushinatta ude o oginau mon ja nai. Ningu o mitsuketara washi no tokoro ni motte kuru ga ii. Ningu dato? So. Sì, ma potrebbe anche non dirle queste cose. Ok, il nostro lupo non è molto eloquente e quello che dice è ridondante. Però, per ora. Miko-sama no chi ga riyou sareru to wa dou iu koto da? Washi mo kuwashii koto nado shiran. Tada ryu-in, sou yobareru tokubetsu na chi ga aru to iu. Nushi no aruji wa sore o motte oru. Sore yue Miko-sama wa tsuke nerawareru.
お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。Stranezze che stanno succedendo al nostro corpo. お前さんもそうじゃが、このアレデラにはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。Ok, ci ha detto molte cose lo scultore, troppe forse per chi è nuovo e per chi vuole giocare. Guardate quanti Buddha ha scolpito e cos'è che lo porta a fare questo? Era un vecchio shinobi? Questo braccio era suo? Perché ha detto è inutile per scolpire i Buddha. E lui sembrerebbe senza un braccio, anche perché tiene appunto il legno con i piedi e lo scolpisce con la mano che ha. Quindi probabilmente era sua la protesi e quindi lui era un ninja. Anche se poi traduzione di shinobi... Allora, è un Souls, Sekiro, quindi ci sono questi cimeli. Questi cimeli, quando vengono cliccati, fanno vedere un altro personaggio che compie un'azione. E questa cosa si può registrare anche noi. Possiamo registrare un'azione da compiere. Possiamo divertirci a guardarle. Ci dice anche la durata. Però, insomma... Come se fossero echi fantasmi di altri mondi. E fanno tutti la stessa cosa, ovviamente. Tutti si seguono all'altare. Alla statuina, sì, all'altare. Borsello leggero. Un po' di monete. Siamo in questa foresta di bambù giganti. Bellissimo, tra l'altro. Molto caratteristico. E questa capanna, guardate quanto è bella. E ecco i cimeli, c'è la spiegazione, ma ve l'ho detta io. C'è tutti gli affarini attaccati per tenere lontani i demoni o gli spiriti maligni, no? La classica protezione giapponese contro queste cose, contro il tempio. Infatti tempio, luogo sicuro, ovviamente. Allora, compresse servono per la vita. E qua c'è l'idolo del Buddha. L'idolo dello scultore, scusate. Gli idoli dello scultore fungono da checkpoint e si possono trovare in ogni parte di Ashina. Riposa presso un idolo per recuperare tutta la vita e ripristinare una resurrezione. Inoltre oggetti rapidi ed emblemi spiritici in deposito verranno aggiunti all'inventario attuale. Va bene. Con alcune eccezioni, riposare farà tornare in vita i nemici sconfitti. Quindi se noi puliamo un'area e poi ci riposiamo a un falò, i nemici dell'area tornano in vita. Quindi è un modo anche per farmare. Minu kao da na. Sokomoto. Nanorare nu ka. Nostro lupo non dice niente a nessuno. Shinobi no waza nara wa aru yo. Sokomoto yo. Zehi sore ga shitto. Bene. Affrontami in battaglia. Cattivissimo. Ok. E beh? Sokomoto no tachisuji. 見事なものであった それがしよ かように従前に殺した者 そうはおらぬ お主は何だ 死なず あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな 死ねぬので ただここにおるのだ そこもとは このような荒れ寺で何を Ok,
死にぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。Va bene, quindi è il nostro manichino praticamente, manichino che ci aiuta a fare il tutorial e a approfondire il combattimento. Infatti qua c'è Anbei, il non morto, colui che appunto non può morire, alcuni lo chiamano senza morte, altri posseduto, ed è importante che ci sia questa, appunto, questi due modi per chiamarlo, perché effettivamente non capisci è un senza morte perché ha qualche maledizione o slash benedizione, o è un senza morte perché c'ha un parassita in corpo che lo sta possedendo, o un demone che lo sta possedendo, ancora peggio. Insomma, siamo nel misto, no? È mondo fantasy, quindi uno penserebbe, potrebbe pensare a un demone che lo sta possedendo e che quindi gli dà appunto tutta la forza di rinascere. Però quale spirito poi possederebbe un corpo per farlo vivere in eterno e per quale motivazione? Poi forse lo scopriremo e perché. Tra l'altro hanno parlato del sangue di Kuro prima, e tra l'altro lo scultore ha detto che noi eravamo maledetti, no? Quello che sta succedendo ora anche a te, e vi ho fatto vedere la chiazza bianca. Sokomoto, kono yashiro ni wa ikore ge dakara kana soko no saisen bako ni mo. Va bene, qui c'è la cassetta delle offerte. Di tanto in tanto si trova qualcosa di interessante. Nel manga L'Immortale ci sono i Kessenchu. Ecco, bravissimo Rux, che ci dà queste delucidazioni. I Kessenchu, che penso appunto siano spiriti che possiedono altre persone, tipo vermi sacri del folklore giapponese, ti rendono immortale. Ecco, ecco, ecco. Vediamo se questa maledizione non è una maledizione. Salve Sanpei, benvenuto, bentornato. Vediamo se questa maledizione è data proprio da questi Kessenchu, vermi. Vedremo, vedremo. Però io l'ho già giocato, ok? Quindi so tutte le risposte. Cercherò di assecondarvi su tutto, ok? Voi siete i primi forse a vederlo, e quindi ovviamente in chat non spoilerate niente per chi ancora non l'ha mai visto e mai giocato. Però guardate quanto cazzo è bello, ok? Non spoilerate niente, siate carini e coccolosi. Il rampino lo usa con la protesi sulla mano sinistra. E dove vedete quando compare questo simbolo qua, se diventa verde, potete arrampicarvi col rampino. Qua c'è un altro arrampicarvi, agganciarvi col rampino, stile Batman. Ok, si può riposare e si può viaggiare tra i tra gli idoli. O le statuette, come cavolo si chiamano. E quindi si può tornare, come vedete, al tempio in rovina, o se no, stare qua ai dintorni di Ashina. Ok. Puoi andare un pochino ovunque in questo gioco, quindi nell'esplorazione partiamo dal basso e poi risaliamo. C'è un nemico che farà una brutta fine. Ho premuto quadrato per un attimo, pensando di attaccare con quadrato. Quindi figuratevi, questa run sarà molto divertente, secondo me, per queste cose. Ok. Quanto è agile il nostro... Siamo mancati a vicenda con lo stesso colpo. Aia. Quanto male ci ha fatto! E quanto poco ci cura! Aia! Senti a te. Aia! Direi non il migliore degli inizi, eh? Non il migliore degli inizi. Ci possiamo curare, tra l'altro, soltanto una volta. Però impareremo a giocare piano piano e miglioreremo. Riacquisterò la conoscenza che avevo un tempo.
bellissimo. Come ci si muove, è bellissima l'estetica di questo gioco, dove siamo. A parte questo mondo fantastico che è davvero sopra un dirupo con tutta la foresta sotto nebbiosa, cioè è veramente incredibile. Guardate lo sfondo. In mezzo proprio a una catena montuosa. Ok, qui c'è una mini arena. Noi non ci possiamo più... non possiamo essere più colpiti. Ma è così crudele questa modalità? Dice di sì, eh? Ovviamente in stile... Siamo morti. Però adesso... abbiamo la possibilità di resuscitare. E tra l'altro... ok, ve lo leggo, questo è importante. Il sangue dell'erede divino dona l'abilità di tornare dalla morte usando il potere di resurrezione. Una carica è ripristinata ogni volta che riposi ad un idolo dello scultore e uccidere nemici ripristina cariche addizionali. La resurrezione non è disponibile appena dopo averla usata, ma se uccidi i nemici potrai usarla di nuovo. Quindi è il sangue reale, è il sangue di Kuro che ci consente di tornare in vita. E qua abbiamo ucciso tutti. Come vedete abbiamo ucciso questo nemico e in basso a sinistra sopra la barra della vita è comparsa una sfera che si riempie di rosa praticamente. E quando uccidiamo tanti nemici da farla riempire tutta, possiamo ritornare in vita, praticamente. Qui c'è un altro idolo, perché siamo a inizio game e quindi ci danno molto frequenti, in modo tale da sopravvivere. Possiamo riposare, e riposare, infatti, come avete visto, ci ha dato una possibilità di resuscitare aggiuntiva, e ci ha anche caricato la vita, e ci ha anche riempito le fiaschette, quindi è un completo reset. È un completo reset. Ci sono i cani maledetti. E vieni. Bene. Poveri cani. Però siamo in guerra, no? Ruota degli Shuriken, dispositivo creato dal genio della meccanica Dōjin, adattabile alla protesi Shinobi per diventare uno strumento prostetico. Di ridotte dimensioni, la ruota degli Shuriken contiene un numero sorprendente di colpi, grazie ai bordi sovrapponibili. Un ottimo esempio dei traguardi ottenibili unendo conoscenze meccaniche e talento da Shinobi. Quindi praticamente possiamo... ok, esatto. Adattare strumenti prostetici. Gli strumenti shinobi non si possono usare da soli. Portali dello scultore e saranno adattati alla tua protesi shinobi. Usa un idolo dello scultore per tornare rapidamente a lui, oppure usa l'idolo del ritorno. Qui il gioco ci dice, torna allo shinobi e mettiti gli shuriken, perché ti aiutano. E noi invece ce ne sbattiamo le scatole. Perché chi se ne frega, sostanzialmente. Torneremo tanto dal nostro scultore, no? E adesso non ci va. Adesso vogliamo ammazzare un po' di roba. E vogliamo visitare questo luogo. Là c'è un tizio cattivo. Che dite, lo affrontiamo? Possiamo essere furbi, se vogliamo. E cioè, siccome ha due vite questo tizio cattivo... no, ci ha visto.
Maledizione, volevo colpirlo alle spalle. Maledizione. Ok, vengo là, vengo là, vengo là, non si preoccupi. Occhio, non fare il cattivo, per favore. Ok, parare male ci toglie comunque vita. Quindi o schiviamo, sarebbe l'opzione migliore. Però, per schivare, la spada lunga si chiama Nodachi, perfetto. Allora, vediamo un esempio di Nodachi. Dovete cercare di pararvi tutti quei colpi. Perché uno gli ha rovinato la postura. No! No! Si è baffato, maledizione! Sono cattivi i nemici potenziati, mi sa. Mi sa che... Ok. Sì. Perfetto. Ok. Quasi finita. Eccolo qua. E una vita gliel'abbiamo tolta. Spacca tutto, bravissimo. Aia, aia, quanto male. Sì, ma ci cura troppo poco. No, il calcio no! State cominciando a capire comunque quant'è fisico il combattimento di questo gioco? E quanto è complesso il combattimento di questo gioco? Però, noi abbiamo il piano B. Ci ha visto subito. Vabbè. Il piano B è andato benissimo. Il piano B è andato benissimo. Cazzo di salto, attacco in salto. Fatti mettere gli shuriken. Andiamo a metterci gli shuriken. Quindi tanto ci possiamo teletrasportare, no? Quindi andiamo su luoghi importanti, tempio in rovina. Andiamo a metterci gli shuriken. Forse puoi attaccarlo da lontano perché non è velocissimo. A me, Ruxy, già mi piaci. Già mi piaci. Questo è lo spirito dei Souls anche. E i Souls sono difficilissimi. E noi abbiamo scelto la strada difficile. Ce l'ha detto il gioco, siamo degli stronzi all'inizio. Ma sì, scegli questa strada? Cazzi tuoi. Scudi resistenti, riduci la brandelli. Nemici agili, abbattili da lontano. Aggiungere altri dispositivi ti darà più modi per uccidere i nemici. Va bene, c'è un modo giusto per farlo. Ogni cosa c'è visto, ce lo dice anche lui. Ogni nemico c'è un modo giusto per sconfiggerlo. Va bene, più parlo di spargimenti di sangue, più le mie sculture si fanno demoniache. Dammi qua, te lo monto io. Modifica la protesi Shinobi, adatta a uno strumento prostetico, e siamo nel menu e ci mettiamo i shuriken. Che si usano? Con che tasto? Boh. Va bene, ci ha praticamente toccato la protesi con... Non ho capito cosa ha detto, però... RT usa strumento prostetico. Triangolo cambia strumento prostetico, quindi RT. Qua non possiamo usarlo. RT. I brevi specie di attivare strumenti prostetici si consumano ogni volta che utilizzi tali abilità. Oh mio Dio, è vero, ci serve emblemi. Puoi tenere emblemi spiritici dai nemici sconfitti nell'ambiente o acquistandoli agli idoli dello scultore. Quindi ci serve comunque. Ovviamente non possiamo lanciarli all'infinito. E possiamo acquistarli qua. Proviamolo per ora. Acquistiamole tanti. Tanti. Quanti ne possiamo comprare? E ritorniamo là.
muro esterno, via dei cancelli. Andiamo a vedere se adesso riusciamo a battere quel bastardo. Samurai bastardo. Ah, da che parte siete voi? Ovviamente dalla parte dei ninja, spero. Dalla parte degli shinobi. Di sicuro non dalla parte di questi samurai senza dignità. A parte no, è il contrario. È il samurai che ha una dignità e il ninja che non ce l'ha. Non sarete mica dalla parte di chi ha una dignità, spero. Ok. Come avete visto, l'attacco furtivo è utilissimo. Perché gli abbiamo tolto una barra subito. Quindi sicuramente è un buon modo per iniziare. Il modo in cui volevo iniziare prima. Ok, questa spazzata. La spada è troppo pesante, è normale che fai gli attacchi a spazzata. Non ce la fai a reggerla mai. Ah, che cazzo, che attacco è quello, scusa? Vuoi tagliare le gambe? No, no! Stoppalo! Maledetto. Via, via! No! Dana, si è curato. E vai. Ok. Scusa, Rux, non ho usato lo shuriken. Scusa. È che mi sono buttato a capofitto e ho detto, vabbè, allarme bianca. Allarme bianca. Perché è il modo più onesto per affrontare un samurai, anche sostanzialmente. Semi di Milurga, un seme dal quale sgorgano costantemente acque curative. Alla fine il fatto della lealtà è un po' sfanculato. Lui è devoto al padrone come un samurai, giustamente. Però l'onore, no? Il codice d'onore del samurai, piuttosto che il codice del ninja, cioè dello shinobi che colpisce alle spalle, si muove nell'oscurità. È sinonimo di, appunto, missioni segrete, stealth, eccetera, infiltrazioni. Invece il samurai è comunque la figura che cerca di conservare l'onore, anche se comunque è devoto comunque a un padrone che sia giusto o cattivo. Comunque la fiaschetta contorta delle acque medicinali era questa musica che non finisce. Perfetto, ci ha dato un grano di rosario e un seme di zucca e dei soldi, ovviamente, perché era forte e quindi ci ha dato dei potenziamenti. Dove leggo il seme di zucca? Inventario, RT, eccolo qua. Un seme dal quale sgorgano costantemente acque curative. Emma può usarlo per aumentare gli utilizzi massimi della fiaschetta curativa. La fiaschetta contorta delle acque medicinali era nota ad Ashina da tempo immemore, ma furono lo straordinario Dogen e la sua apprendista Emma a scoprire l'inesauribile potere di questo seme. Quindi questo nome Dogen ritorna, un grande inventore. Grande di rosario, un grano da rosario buddista. Offrirne 4 all'idolo dello scultore aumenta vitalità e postura massima. Al momento il lupo ne possiede 1. Quindi, una volta raggiunti 4, potremo potenziare il nostro personaggio. Poi abbiamo la lettera, l'abbiamo letta, la protesi Shinomi l'abbiamo letta, e la Kusa Bimaru l'abbiamo letta. E per ora gli oggetti chiave li abbiamo letti tutti, e io punterò a leggere soltanto quelli e non tutti, anche perché di oggetti ce n'è uno sfottio in questo gioco. E avete visto i menu come sono? No? Cioè, già fa capire che ci sarà tanta roba da leggere. E tutti gli oggetti hanno una descrizione unica che vi spiega o l'oggetto stesso o anche dettagli sul mondo. L'avevamo letto, esatto. Ok, qui c'è un'altra arena. Quindi Emma, ci ha parlato anche di Emma, non sappiamo chi sia per ora Emma, però a quanto pare può aumentarci l'uso delle fiaschette curative e noi adesso ce ne abbiamo una, che tra l'altro usiamo ora, perché non abbiamo un cazzo di vita. Ma in questo gioco è così, a quanto pare. Non mi vede nessuno, eh?
non mi vede nessuno, sono un ninja invisibile. Invisibile. La gente passeggia, lui si gratta la testa così e pensa che io sia un ramo dell'albero. La spada sguainata. La spada non la metterà mai via il nostro lupo. Gyobu. E qui discorsi che servono a poi il nostro futuro. Chi è Gyobu? Finché ci sarà lui, nessuno passerà alle porte di Ashina. Aia. Quindi, iniziamo, signori miei? Ti sparano. Ti sparano. Bene. Ora inizierò a giocare anche un pochino più veloce. Oh, lì c'è un gigante. Vedete? Vediamo gli shuriken. Un po' di danno lo fanno. Un po' di danno lo fanno. Non tantissimo. Aia. Vedete, i nemici ci parano un sacco di colpi. Però parandoceli. Aia, aia, aia. Però parandoli perdono stamina. Tutti che se ne vanno con nonchalance pensando di averla vinta. Abbassati. Scappa via. Nessuno ti vede. Sei un ninja. Ok, lì c'è una signora. Qua non c'è niente per ora. Abbiamo scordati forse qualcosa a giro. Andiamo a vedere un attimo qua dietro. Non c'è niente. No, per ora sembrerebbe non ci siamo scordati niente. Un oggetto dentro quella casa. Sfera Amiibo della ricchezza. Un pallone di carta pieno di acqua della sorgente, intrisa della benedizione della ricchezza. Se si fa scoppiare mentre si prega, chi viene bagnato ottiene più denaro per un periodo di tempo. Ok, quindi è un oggetto per farmare. Ma guarda te, occhi di falco. Vieni, vieni. Aia. Vale, sono troppi e non ho cure. Maledetti loro. Li devo evitare? O ci dobbiamo allenare? No, no, mi sono buttato nel mezzo. Mi sono buttato nel mezzo. Scappa. Ah, mi vedono tutti. Vieni qua, vieni. No, vieni, no, 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 perché sono cascato? Non so se i nemici sono più stronzi e cazzuti in questa modalità, ma pare di sì. E noi moriremo. Abbiamo troppo poca vita. Dobbiamo schivare tutto. Non posso permettermi nemmeno di parare. Certo che lo sono. Ok, ok. Non posso permettermi di parare perché se sbaglio sono inculato praticamente. È una bella sfida comunque, Corpse, eh. È una bella... una bella sfida e io mi ricordo poco come si gioca. Poco. Però... me l'avevi detto, lo so, me l'avevi detto. Però servirà. Però servirà. Ci renderà 30.000 volte più forti. Non mi ricordo come funziona in questo gioco.
c'è un'anima da prendere? Quando si muore? Si perde qualcosa con la morte? Che non mi ricordo. Ah sì, ce l'hanno i nemici. Quindi devo uccidere un bastardo. E Corps, confermami questa cosa. I nemici mi droppano più soldi o più premi? In questa modalità? Quando muori perdi metà dell'esperienza. Come leggere? Quando muori perdi metà dell'esperienza e metà dei sen. Sì, perfetto. Perfetto. Quindi abbiamo già perso un sacco di roba. Loro che non sentono niente, ovviamente. Sono tutti ciechi, tutti sordi. Qui c'era il nostro amico. Qua ce n'è altri tre che non hanno visto niente, quindi uno dei tre lo farei fuori in modo stealth. Che è successo? Ho sentito qualcosa. Padaccini maledetti. E uno è andato. Devo controllare anche quando subisco danno o quando no. In questa modalità prendi sicuro più punti esperienza. Sui send non sono sicuro, te lo controllo subito. Wow, grazie mille. Grazie mille. Comunque vedete anche. Chi ci sta sparando? Ah, c'era. È vero che c'era quel maledetto lì ultimo. Eccolo. Aia, che mira. Maledetto te. E non mi ricordo nemmeno i livelli a cosa servivano. Che bello. Che bello non ricordarsi niente. Inosuke ka segare yo. Waka-sama o minakatta ka no. Beh, il nostro lupo non è eloquente, però, nel senso, in queste cose, non sono tuo figlio. Non mi scambi per suo figlio. Inosuke, mata sono yona. Sonata wa washi ga okashiku natta to iu ga, sasuga ni segare o machigaeru wake nakaro. E che gli dica, ma vi dici così? Ma, yoi, segare yo. Kono suzu o sonata ni takuso. Prendi questo sonaglio. Waka-sama no koto o anji. Tsukutta mamori suzu ja. Kono mamori suzu o. Ok. Hotoke-sama ni osonai shite okure. Un sonaglio ricevuto da un'anziana donna che ha chiesto di offrirlo al Buddha. I sonagli trasferiscono la protezione del Buddha su chi li possiede. Quando si trova un sonaglio altrui, è pratica comune offrirlo al Buddha, a nome del legittimo proprietario. Lo scultore al tempio in rovina può consigliarti come effettuare l'offerta. Ok. E tu? Ok. E abbiamo distrutto l'unica fonte di calore che aveva accanto. Probabilmente morirà entro 3 secondi. Interessa al nostro shinobi? Kinoseka. Poverino! Tareso. Sì che ci siamo. Sì che ci siamo. No, non può essere. Signore? Wagana wa Nogami Inosuke. Hiratake no roto datta. Doka soko no abaraya watashi no furutte shimai. Onushi no haha ni suzu o mora. Soka.
母はその鈴を。Il sonaglio l'ha tormentata molto a lungo. Uagoto no you ni. Hotoke sama ni. Ok. Rirro al Buddha. L'hanno già detto 75 volte. Quindi sonaglio al Buddha. Io ho fatto una stronzata, vero? Eh sì, perché là c'è un bastardone con un cannone che se ci vede ci ammazza in 3 secondi. Guarda là. Sicuramente ci sciotta quell'affare. Soprattutto con questa vita e con questa difficoltà. Piano piano. Cerchiamo il tutorial per girargli intorno. È il figlio della vecchia. Sì, è il figlio della vecchia. È il figlio della vecchia che gli sta morendo lì accanto. Abbastanza brutale. Abbastanza brutale. Ma è un gioco abbastanza brutale. È un gioco molto crudo. Si vede forse. Un gioco molto crudo. Allora, Shuriken. No, si è triggerato anche l'altro. No, si sono triggerati entrambi. Ovviamente si sono triggerati entrambi. Cioè non è che uno rilancia uno Shuriken e questi si scordano ovviamente di chi tu sia. Vediamo però quanto velocemente si scordano. Approfondiamo le meccaniche di Sekiro. E come si scordano? Quando è che smette di essere in combattimento? Frammento di ceramica per aggrare. Hai ragione, hai ragione. Per aggrare in maniera silenziosa. Guarda come indietreggiano di spalle. Stanno attenti che non gli piova nessuno in testa. Guarda lì. Guardali lì. In posizione. In posizione, PC. In posizione. Coordinate. Coordinate. Senza pietà. Senza pietà il nostro Shinobi. Andiamo. Ma porco. Case in fiamme e noi non ci facciamo niente. Mi sono scordato qualcosa. Eh sì che mi sono scordato qualcosa. Maledizione. Quanta roba. Ma se scendo lì. Oh, meno male. Confetto di Gashin. Hamster, buonasera. Porco come? Oddio, ho bestemmiato? Non me ne sono reso conto. Corps. Sopra c'è il mercante della Congrega Memore. Andiamo dal mercante della Congrega Memore seguendo questa strada tortuosa. Ma non è che lo scultore è lui stesso da vecchio tipo loop temporale? Sarebbe bellissimo, Rux. E non ti dico niente per smentirlo. Sei blind? Quindi non spoilerate niente nemmeno. Gokuyo, ikaga kane. Bella! Bella, Hamster. Grazie per essere qua. Shishatachi no gome fuku no tame. Visto che gli manca il braccio. Effettivamente ci sta. Ci sta. Però, insomma, lo scopriremo insieme. Non voglio rovinare l'esperienza ai blind, ovviamente. Quindi tutte le cose che vedrò per me sarà come le vedessi per la prima volta. O almeno cercherò di far finta che siano come se le vedessi per la prima volta. E quindi aiuterò anche con delle domande, come ho fatto prima. Aiuterò al ragionamento. Però nulla di più. Acquista oggetti, vendi oggetti. Adepto del nido di corvi. Ok, quindi lui è l'adepto della congrega. Acquista oggetti. Compresse, polvere, antidoto, confetti di ungo, borsello leggero. Cioè praticamente mi sta vendendo soldi.
ci sarà un guadagno, spero. Se no che me li vendi a fare i soldi. Vendi oggetti. Niente, per ora non ti vendo niente. Lui non aveva qualcosa che mi interessava? Ah! Ah, ma non le ho lette! Castagnole provenienti dai mari del sud. Adattabile alla protesi shinobi per diventare uno strumento prostetico. Emettono un suono assordante, spaventoso per gli animali. Il piccolo Robert e suo padre le vendevano per finanziare i loro viaggi. Nel tentativo di prolungare la vita di Robert, si diressero in Giappone alla ricerca degli immortali. Bellissimo. Tra l'altro ci dà un provenienti dai mari del sud. Quindi ci dice che non sono originari del Giappone. O forse sì, ma comunque provenienti dai mari, quindi vuol dire che arrivano dal sud, e dai mari del sud, quindi arrivano dal sud sostanzialmente, cioè dalla Cina. Quindi, ovviamente, perché è polvere da sparo e sono, sembrerebbero, fuochi d'artificio, tra virgolette, sono bombette, no? Sono tipo i nostri raudi, ecco. E li ha portati... il piccolo Robert e suo padre le vendevano per finanziare i loro viaggi. C'è questa hint di storiellina. Questa... Amen, fratello. Allora, anche se è il modo più sbagliato di rispondere a un giapponese di quest'epoca. Questo è bellissimo. Amen, fratello. Ma io casco sempre. Ok. Siamo andati in cima a quella montagnola lì. Vedete dove eravamo là, dove c'era quella tenda. Qui c'è un esemplare di gallo gigante, a quanto pare. Non so perché ci piace maltrattare gli animali. Abbiamo trovato un idolo e quindi un po' di riposo. Provato idolo dello scultore. L'opzione migliora gli attributi fisici è stata sbloccata dal menu idolo dello scultore. Potrai usare 4 grani di rosario per creare un rosario da preghiera che aumenterà in modo permanente vitalità e postura massima. Perfetto. Ne abbiamo soltanto uno, quindi. Nisba. Riposa. Riposeremo sempre, mi sa, in questa avventura, ad ogni cavolo di idolo. Ma è giusto così. E anche... Ok. Tocca la visione. Alle visioni, il nostro lupo. Poi vi chiedo una cosa. Io cerco di essere molto rispettoso nei confronti del videogioco, anche perché mi chiamo così. Cerco di dargli un sacco di spazio, di farvi vedere il più possibile. Ok? Cerco di farvi ragionare. Ditemi voi se questo ritmo di come procedono le cose vi piace, se volete, se no un ritmo più veloce o addirittura un ritmo più lento. Penso però che con un ritmo più lento di uccidere gli interessi di tutti voi. Ditemi se devo sbrigarmi di più, sostanzialmente. Cercherò di non farvi perdere niente, però anche quello che può essere tedioso, può sembrare tedioso. E cercherò di far vedere tutto, anche se non ho le conoscenze per farlo. E quindi sarà un'avventura carina. Un'avventura... Infatti è qui che serve la chat, ovviamente, quando io fallirò. Quella notte? Quale notte? Donna! Naruhodo. Na, donna. Ashi wa anta ni atta kata, sono koro wa... そこへやってやした。それから足を洗って物売りを始めたが銭がない。そこで旦那、足にそれを元手に旦那にもきっと。いや、それからおまけにどうです?
compra informazioni per 10 sen. Ovviamente sì. Zenito. Hanashite kure. Ashira wa Hirata no yashiki ni. Hirata wa gozonji no tori Ashina no bunke. La famiglia Hirata degli Ashina. Futsu wa kaeri uchi desu. Kedo sen datte no ikusa no ori da. Sono entrati durante una battaglia, un gruppo di ladri. Non si vergogna delle sue malefatte, diciamo. Quindi praticamente ci chiede Sen. Non abbiamo abbastanza Sen per l'informazione. No. Fammi uno sconto, su via. Gli abbiamo dato 10 sen e lui ci ha detto che si procurerà della merce. Chissà che merce. Ok. Continuiamo. Là c'è un affarone attaccato. Qui. Prima che inizi la guerra. Allora, torno un attimo indietro, perché stavo pensando ai soldi. E pensando ai soldi, io ne ho scordati un bel po', mi sa. E quindi faccio vedere anche quanto si può essere veloci, ma quante cose anche si possono scoldare, perché ce n'è talmente tante in questo gioco. Non ci ha seguito nessuno, dovremmo essere al sicuro. Forse ero leggero. Forse ero leggero. esatto, Corps. era andato talmente veloce e spedito che mi ero scordato praticamente tutto. Tutto ciò che c'era di importante. Comunque non ci è costato proprio di tanto. E avete visto anche un pezzo di Sekiro giocato veloce. Comunque si può fare. Non è vietato. È bellissimo come uccide i galli prendendoli da dietro. Non so se si fa così. Però effettivamente se hai una katana in mano... Se hai una katana in mano, quale modo migliore, no? Che non far soffrire nemmeno il gallo. Tappargli il becco al gallo, anche. Poi i galli fanno casino. Questi galli sono... Ok, c'è lui. Orco incatenato. Approfittiamo per fare più danni possibili come bastardo. Sicuramente ci ucciderà molte, molte volte. Almeno lui, la prima volta che giocate questo gioco, non ci pensa due secondi a distruggervi proprio. A distruggervi. Anche perché per viare contro delle mani incazzate che vi vogliono prendere a pugni, non è sempre la migliore delle ipotesi. Io non so quanti danni ci fa lui senza l'amuleto, senza il talismano di Kuro. E sicuramente dobbiamo sfuggirgli alla presa, perché se ci prende, GG.
ci fa male. Mario, paura del fuoco, l'ho detto prima. Hai ragione. Hai ragione. Il problema è che io non ho cose per dargli fuoco ancora. O sì? Non lo so. Vediamo se riusciamo a batterlo o se ci ucciderà. No, l'ha ucciso. Lo sapevo, lo sapevo. Una presa ci distrugge. Una presa ci distrugge senza talismano. Quindi non possiamo permetterci di fare un errore contro di lui, perché sennò ci uccide. Vediamo come va. Ma tu non hai ancora lo strumento prostetico adatto. Aiuto divino. Che cos'è l'aiuto divino? Non me lo ricordo. Eccolo. quando muori perdi metà dell'esperienza, abilità e dei sen accumulati, ma questo potrebbe non succedere. Qualche volta gli dei e Buddha potrebbero decidere di aiutarti. La probabilità di ricevere un aiuto divino è visualizzata dal menu di pausa. Apri il menu di pausa. Ma tu non hai ancora lo strumento prostetico adatto. Il mercato ti ha dato un indizio. Io so dove si trova la cosa che mi state dicendo. Rux non lo sa, e tra l'altro bravissimo che ci è arrivato, perché ha capito che lui era l'orco, ha sentito i discorsi origliati, è stato incredibilmente acuto. Però noi non abbiamo lo strumento, e per ottenere quello strumento so dove devo andare. E c'entra qualcosa il sonaglino del Buddha che ci ha dato l'anziana. Vedremo. Vedremo. Se io uso tutti i borselli, ci arrivo a 800? Quanto mi dà il borsello? Beh, proviamone con uno. 100. Non ci arriviamo a 800. 800 per comprare lo strumento prostetico del tizio. Comunque, come vedete, noi risponiamo agli idoli. Quindi... quindi è molto veloce come gioco. Vi fa respawnare subito accanto all'azione, dove siete appena morti praticamente. Quindi proviamo a uccidere questo qua senza fuoco, visto che è così che di norma fanno tutti alla prima run. Anche perché non ti dà il gioco gli strumenti per ucciderlo. Te li dà, ma devi decidere di cambiare totalmente strada. E dopo ti farò vedere. Aia. Ok. Il segreto di molti soul è girare intorno ai nemici. Non troppo di Sekiro, perché Sekiro ha una meccanica appunto che si basa sul parry, quindi sulla postura e cercare di respingere gli attacchi. Io invece la prima volta sono andato a fare la tenuta reata, un parto. Infatti. E... sarà un parto anche questa run. Sarà un parto anche questa run, perché non gli facciamo un cazzo di danno. Non gli facciamo niente di danno. E la sua postura non sembra essere... ah! Non lo sapevo sta cosa. Sembra pari pari l'inizio. Meccanica nuova. No, questo è proprio l'inizio uguale. Non è così. Cioè... ma porco... no, Corps, mi ricordo poco e nulla. Poco e nulla. Da qualche parte risuona una forte tosse ostinata. L'uomo che tossisce è intento a scolpire senza sosta statue di Buddha per non essere divorate da fiamme crescenti. Possedere questo oggetto riduce le probabilità di ricevere aiuto divino.
Da qualche parte risuona una forte tosse ostinata. Sono i rantri di una vecchia donna in pensiero per il suo amato signore. Possedere questo oggetto riduce la probabilità di ricevere aiuto divino. Quindi sono dei malus. Praticamente sempre due possibilità in questo gioco. Sì, diciamo che ne hai tante anche. Più di due. Poi vedrai. Ci sono tante cose da poter equipaggiare, poi tante vie da poter prendere a livello di potenziamenti. Quindi... No, omae sa. Kan ga modotte kichitto. Shinobi rashiku natte kita. Sei più shinobi di prima, fosse anche solo di poco. Tieni un testo esoterico shinobi, un libro di segreti che descrive una serie di tecniche usate dagli shinobi, permette di apprendere l'abilità stile shinobi. Il testo nasconde i più profondi segreti delle arti shinobi, come gli attacchi eseguiti in volo e l'occultamento del corpo per eludere gli occhi del nemico. Sono mosse che mai potrebbero essere eseguite da un samurai. Corpus, comunque non mi ricordavo che morendo ritornavo qua, questa cosa non me la ricordavo, morendo una seconda volta. Possedere un testo esoterico ti permette di sbloccare l'abilità di quello stile dal menu idolo dello scultore. Sconfiggi i nemici per acquistare esperienza e abilità. Con abbastanza esperienza otterrai un punto abilità. Ulteriori abilità si possono acquisire da oggetti o nemici sconfitti. Vediamo. Avremo un punto abilità a dir tanto. Esatto. Acquisisci abilità. E qua abbiamo il testo delle arti shinobi. E possiamo acquisire il fendente turbine. Acquisisci l'arte di combattimento fendente turbine. È un attacco roteante che può colpire diversi nemici insieme. Il colpo di taglio e la rotazione possono squarciare diversi nemici e infliggere danni anche quando sono in guardia. I nemici ti circondano. Questa tecnica ti apre la strada per la vittoria. Se no, contromossa Mikiri. Io non sbloccherei il fendente perché aspetterei un punto per il Mikiri. Non possiamo fare niente. Quindi orco. Sostanzialmente orco. Ed è normale. È anche così ed è bellissimo che quest'orco mi stia uccidendo così tante volte come è successo la prima volta. Perché è molto, molto blind questa cosa. È una cosa molto da persona che non si ricorda niente, come è vero. E Sekiro ricordava un gioco molto più semplice di quello che è. Guardano, gli va via la stamina, accidenti a loro. Quanto gli dura? Poi ci fanno malissimo, se notate. Guardate la nostra vita e guardate un colpo quanto ci ha tolto. Corri. Sì, vabbè, ho capito, ma... Allora... Sarà un combattimento lungo e tedioso. Quanto odio quell'attacco. Quanto odio quell'attacco che ha un tracking pazzesco e che lui, quando vi sta per abbracciare in salto, praticamente cambia direzione, stile pum pom, e vi mangia. Moriremo tanto, ragazzi. Moriremo tante volte. Altrimenti non gli abbiamo tolto niente. Ecco. Corri. Picchia. Oh.
guardate quanto poco danno gli abbiamo fatto alla stamina, cioè alla postura in totale, quanto gli abbiamo fatto alla vita. Non è bilanciato. Lui o si uccide per la vita o si uccide per la vita. E di nemici ce n'è così. Ce n'è. Soprattutto di boss. Dove la meccanica della stamina è veramente è limitata sotto certi punti di vista. Perché non contro tutti i nemici tu puoi ucciderli solo di stamina o solo di vita. Lui si fa di vita, è vero, esatto. Almeno questa cosa me la ricordavo. Ed è un dettaglio che mi fece un po' storcere il naso all'inizio, quando imparai a giocare Sekiro, o imparai a leggere o più o meno cosa c'è scritto dietro Sekiro. E mi fece un po' storcere il naso, perché cavolo, mentre la meccanica è così bella, però a volte è praticamente inutile. E può essere anche giustificata, comunque sia lui un orco. È normale che abbia molta più stamina e molta più postura di un essere umano. Ora schivo l'attacco. Quindi è normale che debba essere segato in due praticamente per ucciderlo, piuttosto che... Quando è finito guarda Telegram. Quando è finita la live lo guardo ora. Sarà la mia chip sicuramente di oggi pomeriggio. Sì, ma se poi risulta troppo facile facciamo anche la campana. Sì, tanto risulterà sicuramente troppo facile Luca Sekiro. Un sacco di colpi per ucciderlo. Abbiamo gli invincibility frames, vero? Quindi devo soltanto preoccuparmi di premere il tasto nel momento giusto. Proprio ora al fuoco, ma il fuoco di queste torce non gli fanno minimamente niente. E sarebbe bello se fosse stata così. Oh, questo ha grato un minimo. Perfetto. Vedete, con le schivate perfette siamo in grado di uscirne da ogni pericolo praticamente. Però l'esperienza mi credo di restare lì fino all'ultimo e poi cercare di fare una schivata perfetta, quando sai tra l'altro che un attacco come quello ti uccide in un colpo solo. La castagnola la hai, come non detto. Però 1-1, siamo 1-1. La castagnola no, l'ha presa da 800 a cosa, è per quello che volevo 800, è per quello che volevo 800, per prendere la castagnola, meno contro di lui forse era un po' più facile, però non ce l'abbiamo. Anzi, perdiamo sempre i nostri Senna ogni morte, siamo già a 5, la metà dei Senna ogni morte è dura, e come vedete... Noi dobbiamo colpirlo 75.000 volte per ucciderlo e non dobbiamo sbagliare mai. Se sbagliamo una volta, lui ci sciotta. Quindi se ci prende, ci sciotta, ci uccide per forza in un colpo solo. Con questi altri attacchi no, però noi ci possiamo curare. Ecco, adesso ci uccide sempre. Adesso uccide sempre. O che ci prenda, che ci colpisca con questa vita. Sempre. Quindi è stato anche inutile curarsi, se vogliamo. Le scale le odio. Combattere un nemico sulle scale in un Souls. Ha 3 colpi, se non ricordo male. No, ne ha fatti 2. Un calcio. Perfetto. Una presa bastarda che non fallisce mai, maledetta. Devo girare intorno, perché se mi fa questa presa io sono sempre morto praticamente. Ecco. Ma ce l'hai, eh.
Mamma mia, deve avere un sangue freddo così. Tremendo. Picchia, picchia, picchia. No, ma dai, ancora quanta vita aveva. Mancava pochissimo. Mamma mia. Ma questo è bello, no? Ci vorrebbe i pronostici. Ci vorrebbe i pronostici, effettivamente. Sarebbe un pochino più divertente. Per voi, almeno. Non caricare gli attacchi. Grazie, Luz. Non carichiamo gli attacchi. Perdiamo troppo tempo, è vero. Poi facciamo meno, più fatica a scappare. Poi forse hai visto quanto hai avvito una volta con un attacco caricato, e quindi forse è meglio di no. Forse sei più veloce con degli attacchi normali. Almeno contro di lui. Ok, metà vita. Ci siamo, che tra l'altro si è staggerato perché hanno fatto tanto danni. Quindi ogni tanto ricordiamo che... Allora... Quando gli siamo davanti, lui punterà più spesso a farci la presa. Quando siamo lontani, punterà più a farci quella di scatto. Quindi, ahimè, dobbiamo stare più vicini. Perché se fa quella il lancio, siamo fregati sostanzialmente. Ok, questo attacco facile da schivare, ma si rialza velocissimamente. È un atleta, giusto? Ancora vivi? Non abbiamo cure, non abbiamo cure, non abbiamo cure. Abbiamo anche una cura, eh. Tra l'altro non c'era Emma? C'era Emma? No. Possiamo usare il rampino? Sì, possiamo usare il rampino dopo che ci fa la presa. Ma non è molto utile. Almeno se gli siamo vicini è meglio attaccarlo subito. Se gli siamo lontani, forse è meglio avvicinarci. Ok, ok, ce la possiamo fare, dai, ce la possiamo fare. Abbiamo visto che una vita gliela togliamo. Quindi possiamo ripetere la solita prestazione. Anche se non possiamo essere colpiti tecnicamente, e questo attacco ci prende sempre. Questo attacco ci prende sempre e ci distrugge sempre con un colpo. Maledetto me quando ho scelto la via difficile. Perché? Corps. Perché? Devi stare mai davanti. Ci provo. Ci si prova, Rux. Mi piace il tuo essere partecipe, ti aiutavo, devi aiutare. Ok. Esattamente, vedi, se gli stiamo laterali. Dobbiamo sempre schivare perché lui ha tracking e ci segue sempre. Metà vita della prima vita è andata. E lui si è staggerato. Ok. No! Per un pelo! Dai, che palle. Tra quanti trai capirà che sulla presa si deve schivare all'indietro? Ok, ok. Ma andava bene finora, dai. Andava bene anche laterale, no? Cioè, gli rimanevamo comunque sempre lì sul petto, sul pirlo. Poi io vorrei l'altra presa, il lancio, quella dove lui si lancia praticamente per prenderci. Non devi schivare all'indietro. Ah, ok, 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 giustamente, giustamente. Non devo schivare all'indietro. Quindi sulla presa del lancio. Ok, ok, ok. Qui raga, qui...
Io stavo mandando la chat e mi è partita la schivata lì dietro. Distinto proprio. E poi li posso perriare questi colpi. Se non ci leggi, secondo me ce la fai. Non distraiamo. No, 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 ma non è per quello. È anche bello, scusa, dell'intrattenersi, no? Tutti insieme. È anche bello essere qua e riuscire a fare una sfida e incazzarsi. Ah, questa è la prima sfida vera del gioco, eh. È anche un po' sleale, se vogliamo. È anche un po' sleale, perché ve l'ho detto, la prima volta che arrivate qua in blind vi uccidi 10 volte e non state giocando a questa difficoltà che sto giocando io. Quindi comunque sia è bastardo. È bastardo. Io pensavo che questa difficoltà non fosse così estrema. Fai buono. Guarda, ti staggeri. Esatto. Quello è rallentato come colpo. Bisogna schivare per l'ultimo. Prego, non ci fare le prese, perché è morte e non voglio morire. Oli getta ardente, non ce l'ho. Troppo. Aia. Tra l'altro è che non si può perdere mai la concentrazione contro. Vieni sul piano, per favore, vieni sul piano. Un colpo siamo morti uguale, quindi non disperiamoci. Che ansia. Ma a parte possiamo resuscitare ancora, però non è una scusa, anche perché ci uccide il colpo, quindi cioè, anche se risuscitiamo ci prende subito dopo. Siamo morti, come è già successo. Dai, dai che è nostro. Dai che è nostro. No, no. È nostro, è nostro, è nostro, è nostro. Non c'è verso, non c'è verso, non c'è verso. Ho rischiato malissimo lì, grani di rosario, tra l'altro 2 su 4. Gigi. Se ce l'abbiamo fatta finalmente. Prendi abilità farmaco shinobi grado 1, abilità latente che aumenta l'effetto curativo degli oggetti di recupero. La conoscenza medica è fondamentale per la sopravvivenza di uno shinobi. Subire ferite in battaglia, uno inevitabile. Una tecnica che solo chi è stato ferito ripetutamente da degni avversari può apprendere. Maiala. Comunque è tutta testa. In seconda fase cominciavi ad andare indietro. Perché fa tantissimo ovviamente il moveset come ti poni. Ma è ansiogeno, perché poi se con un colpo ti ammazza c'è poco da fare, capito? Cioè non puoi sbagliare mai.
Però non sbagliare mai. Siamo qua per questo. Piano piano che miglioreremo. Grazie Rox, grazie. Ok. Che sembra una cazzata a bevi, eh? Però non lo è, perché ci si scorda sempre di bere e poi si parla tanto e quindi è giusto sempre idratarsi. No, come chiudi? Scusa, abbiamo iniziato ora. Abbiamo iniziato ora a ragionare. Scusa. Devi bere alcol. Eh sì, sarà qui. Se poi facciamo una serata alcolica su Sekiro ci uccidiamo. Comunque grazie mille Rux, grazie mille per essere passato, grazie mille per averci fatto compagnia fino qua. E sì, voglio finire X-Files. Va bene, non ti preoccupare. Grazie mille comunque di essere passato. Appena letto Sekiro, scommetto che se ricordate che sei passato, grazie davvero tanto. Ci si vede se vuoi tornare quando lo riporteremo, o se no ci vedremo a lavoro questa settimana. Bene. Grazie mille comunque, buona serata. Grazie davvero. Ciao ciao. Ok. Corpse. Rux ci lascia da solo. Ci lascia da soli. E è 2:10 che giochiamo. Io non volevo farli tanto lunghi questi episodi, anche perché li volevo ricaricare. Quindi semmai finiamo quest'area e poi stacco la live e facciamo anche un ride. Chiudiamo. Tanto manca poco, giusto? Oh sì, soli soletti. Tanto manca poco a quest'area. Semi di zucca, utilissimi, e frammento di ceramica. Noi ancora non ci siamo potenziati mai. E qui c'è un po' di gentaglia. Considera che tra poco vado a Ninna. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, staccheremo. Anche perché appunto, ripeto, non volevo fare gli episodi lunghi. Almeno si ricarica su YouTube, si fa una specie di serie. Manca poco, dipende. Eh sì, dipenderà soprattutto da lui. Allora, questo stronzo, a quanto pare mi ha visto. Non me lo targhetta. No, io voglio targhettare lui. Che nessuno mi veda. Abilità risucchio. Ok. Allora, facciamo il giro come solitamente facevo. Mi ricordo. Oddio. Lui guarda sempre in questa direzione, vero? Sì, va bene. Dodge. No! Qua non c'era nessuno, se non mi ricordo male. Non c'era un altro passaggio, tipo che ci sbloccava una porta o qualcosa del genere? Sì, sì, bravo Luca. Bravo davvero. Bravo davvero. Ah, eccola qui. Ah, già, non si apre da questa parte. Giustamente, bisogna fare un giro allucinante per questa cosa. Allora, qui aspettiamo che si calmi la situazione, almeno andiamo lì, ritorniamo. Mi riferisco semplicemente proprio a quella porta che tu ricordi vagamente. Ah sì? Il tuo dipende rispetto a quella porta? Ma quella porta... Ah, perché ho detto finisco l'aria. Comunque anch'io dalla prossima settimana mi sa che torno a fare 2 orette in live.
Più sì, che altro anche oggi, ho streamato anche oggi con Bluefire, streamo stasera e poi con pochi risultati come puoi vedere, cioè a parte Rux che è passato, poi ci sei te e non so tra l'altro chi è in live e quanti siamo, però sicuramente Sekiro è difficile che la gente lo segua da me, spero che stia piacendo il modo in cui lo porto e il perché di questa sfida, spero che l'abbiate capito sostanzialmente, e anche l'interesse appunto da videogiocatore, e poi ci chiamiamo videogioco, no? Quindi perché non apprezzare il videogioco per la difficoltà massima che ci può dare lo stesso. Qui c'è la solita ronda, io rifaccio lo stesso errore di prima ma stavolta senza essere visto da quel bastardo là. No, va bene. No, albero salvami tu, albero salvami tu, albero salvami tu. No, 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 no. Più che altro la seconda, più che altro sì, appunto, però perché era la seconda run, quindi ho detto voglio comunque avere un'esperienza quasi nuova. E poi appunto sono alla seconda run, quindi faccio il talismano. Non gli interessa, non gli interessa, spacca tutto. Scusate se faccio il codardo, ma l'arte dello shinobi è anche questo, no? Essere dei codardi? L'arte dello shinobi. Penso che nessuno l'abbia mai mangato così tanto come sto facendo io qui dentro. Mi sa che non casca, però. Tanto mi pare anche gli shuriken. Io non so quanto tu voglia essere aiutato. Ma finché non se ne vanno questi, di sicuro non posso farci niente. Perché tanto. Ah, aiutato nella run, dici. Ma siccome nel senso non c'è niente che io penso di non sapere, perché l'ho già giocato e ho fatto più o meno tutto prima volta, ho giocato una trentina d'ore se non ricordo male, 2 anni fa. Però appunto una volta giocato, finito e dimenticato. Dimenticato. Torni da un gioco dopo 2 anni effettivamente. Lo senti. Comunque, se c'è una strada appunto alternativa che mi puoi dire, oh, fai così perché magari prendi questo seme di passaggio, devi fare un po' lo speedrunner, ma ce la fai. Cioè, tutti questi consigli di ottimizzazione della run, devi darmeli. Devi darmeli. Io perdo contro questi ninja, contro questi spadaccini, figuratevi. Ora potrei suggerirti il percorso ottimale per pulire l'area. Questo intendo. Ok, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ok. Vada, Corps, vada. Ok, posso andare là. Primo indizio. Questo giro non ci ha fruttato molto, quindi io direi di andare a destra questa volta. Visto che te volevi darmi un consiglio, sarà sicuramente la via. Giusto? La via Sneaky. La via dello Shinobi. Pappati un Gashin. Apriamoci un Gashin. Ok, eliminiamo il pentolaio.
ガチン。È bello. Vai, adesso rimedi quello del... giustamente. Allora. Pentola. Quanto dura il cacin? Può eliminare lui? No, perché lui fa il giro. Possiamo essere veloci, però. Qua? C'è nessuno? C'è nessuno. Lui dove va? Lui viene qui. Non può venire qui. Lui fa la ronda e si fermerà da qualche parte. Non penso si metta a scavalcare per venire qui. Si accorge del corpo? Non penso. Il giro largo, stando attento alla ronda. Ok. Ma se adesso aspetto che lui vada via e poi uccido lui e poi vado a uccidere lui che scende giù? Mi vedono quelli sotto, secondo te? Sotto di spalle. Ah, maledizione. Fai il giro largo, stanno attento alla ronda. Vediamo questo oggetto intanto. Coriandoli divini. Potenziamento. Ma quante belle live oggi! L'ho letta con la tua enfasi. Ma quante belle live oggi. Buonasera alla brace, buonasera. Ok. Mi sta guidando il suo compagno, il suo compare, il suo collega. Appena questo si gira lo ammazzi. Questo chi è? Questo. Vabbè, non mi ha visto, non mi ha visto. Qui sì, ma tanto quell'altro è lento. E lui è una pippa. Quindi te muori veloce, prima che arrivi il samurai bastardo. Ok. Gacci. Ehi. No! Ma che vista! Ma c'ho il gacin. Non c'entra niente che ho il gacin. Ok, siamo scomparsi in fretta però. Curati. Una cura. Una cura sia. Occhio che ce ne dovrebbe essere un altro mid boss. Eh sì sì sì, quello con il samurai bastardo, incazzato nero. Oh no. No. Vai. Bassati. Vai dall'altra parte delle tegole. Ma questo, ma oh, ma questo c'ha un occhio di falco. Non a caso gli hanno dato il fucile. Conta anche il rumore. Ok. Più che altro è bellissimo perché si è girato, io immobile, e mi è andato via l'effetto. Dietreggia piano piano, non ti... e colui è davanti a te che non ti vede. Tu ti giri? Ti giri, signor samurai? Ma questo cratere è stata una catapulta, come una catapulta. E adesso lo combattiamo perché non siamo infami. Quindi una possibilità la diamo a tutti i nemici. Noi possiamo anche resuscitare, quindi di cosa parliamo? Già siamo infami per conto nostro. Ok.
aggiungerei, possiamo resuscitare infinite volte, se no quell'orco avrebbe già esaurito tutte le possibilità di vittoria del nostro del nostro shinobi. La schivata non esiste, la schivata non esiste, la schivata non esiste. Sì, soltanto che voglio farmi esperienza con i perri, perché sarà sicuramente la mia possibilità di vittoria. Devo acquistare quel sangue freddo che sia a fine game e che avevo con i perri di questo gioco e la semplicità che trovavo. Devo riacquistare quella cosa lì. Ma facciamo un macello, dai. Ma perché no? Tanto mi hanno visto in tre. Appunto, per questo devi far finta la schivata non esista. Ah, ok. Sì, non ti avevo capito. Pensavo che mi perculassi un pochino. E facevi bene, tra l'altro. Ciao! Scruta il nostro shinobi. Sa di essere bersagliato da un temibile cecchino. Lui scruta. Perché... No, poi sai qua, io non me ne fanno mica nemmeno. Siete in diritto di prendermi in giro quanto volete. È anche il bello dell'interazione, poi, appunto. Non solo uno si offende facilmente. Guardate come sto giocando. Facciamo sta arena e poi ci salutiamo, eh? Almeno si soffre il giusto per oggi. Prossima volta torniamo potenziati. Sì, vabbè. Palle. Più che altro sono le cure ridotte. Tanto sarei morto. Sicuramente sarei morto. Mi ho velocizzato il ritorno al falò. Il cacin è l'ultimo, quindi non voglio sprecarlo. Voglio vedere se riusciamo ad andare là senza essere visti, visto che c'è il percorsino. No, a quanto pare questo tronco... No, non il tronco. A quanto pare quel cecchino. Hai un bel seme di zucca da consegnare. Dove cavolo sono? Inventario. Ne avevo ben due. Fallito, ci serve il gacin, mi serve il gacin per forza. Quanto ci metteranno a deaggrarsi? Ok, lui... Che ha visto lui? Ma scusa, ma... È la stessa persona e mi ha visto allo specchio praticamente? È corso in un'altra dimensione e è tornato dalla... Che? Quello non l'ho capito proprio. Lo schizzo hai avuto.
Purtroppo per questo percorso serve il cacin. Ok. Ma l'avete visto che... Sì. Quello è incazzato nero, l'unico girato da quest'altra parte. A rompermi le palle. Tra l'altro è anche quello più difficile. Che adesso distruggeremo. Beh, Velizia, io purtroppo devo lasciarti che domattina si lavora. Poi aggiornami direttamente su Telegram. Una buonanotte. Grazie mille, Corps, per essere stato qua, per averci fatto compagnia tutto questo tempo. Grazie veramente tanto. Grazie davvero. Ci vediamo, insomma, poi ti aggiorno dove arrivo. E ci vediamo per le prossime live. Vostre, ovviamente, o mie, quando siamo presenti. Grazie mille, buonanotte. Ciao, ciao. Allora, 11:20, effettivamente. Perché stasera capitano tutte cose strane? Perché lui è qui? Secondo me si sono scambiati di intelligenza due NPC. Cioè, si sono scambiati di intelligenza artificiale, dico. Io ancora dal compagno. Grazie mille. Grazie mille, alla brace. Allora. Io non capisco. Non capisco come... O è una tattica, o è proprio l'intelligenza artificiale che si è fritta. Lui è ripartito subito, poi. Qui ce n'è due. Lui adesso fa il giro. Io spero che il samurai non si smuova di lì, che si è incastrato là. Porco. Perfetto. Tu che mi hai seguito fino a qua. Assaggia la lama. Lui è confusissimo. Per ora possiamo ok, a quanto pare quel samurai si blocca. Questo è il cecchino che mi vede sempre. Samurai. No, oh, meno male. Ci sei anche te. Ti fanno un sacco male gli shuriken a te. Un modo di combattere strano a questo shinobi. Corre e lancia gli shuriken. Mai vista una cosa del genere. Ok, un sacco di compresse. E tu? Farai una brutta fine, amico nostro? Usando la schivata, comunque è un gioco infinitamente più facile. Se dovete star lì a fare tutti i colpi, poi con questa difficoltà che non potete sbagliare, perché comunque subite un sacco di danni, o se li parate male, subite danni comunque. Questo da parare era difficilissimo. Ma io sono andato completamente a caso, infatti. Non è stata abilità. Ah, i Mikiri! Mi serve il Mikiri lì. Perché ne salto? Non li fa il salto, gli shuriken. Però lui te li para tutti, quindi Luca. Ah, tra l'altro nemmeno si gira. Si accerta. Siamo morti. Bastardo infame. Bastardo. Ma che altro
sono anch'io che sono stronzo stasera. Ma com'è possibile? Ho ucciso tutti, sono arrivato a lui con una fatica immonda. Gli ho tolto una barra e poi non sono nemmeno riuscito a farlo fuori con la seconda barra che gli mancava e basta. Quei due colpi, sacchete. Sacchete. Quindi, siccome non funziona niente qui senza cacin, noi si corre, scorre, si va dal campanaccio, si fa il culo, poi si fanno impazzire tutti come prima. Qui non è impazzito nessuno, sono soltanto allertati perché ho sentito gli spari. Quindi scendiamo, vediamo chi c'è. Lui è confuso, talmente confuso da colpirsi. Battuta triste. L'unico che mi ha visto sa che mi ha visto. Gli altri non so se sanno di aver... non sanno se veramente mi hanno visto o meno. Ehi! Fatti incazzare! Incredibile. Incredibile. Quello... quello è veramente un occhio di falco. Incredibile. Quel pistolero. Gli darei una mento a quel pistolero. A quel pistolero. Non cede. Guarda, sa dove sono ancora? Fa perderlo di vista. Così. Metto la musica. Metto l'aggro, no? Non è una regola del gioco? Sì, va bene. Proprio te. Proprio te eri lì. Ma che cazzo. Proprio lui era lì così a guardare sul bordo. Non è che c'è nessuno che adesso spunta e gira l'angolo? Ecco, tornane a posto tuo, per favore. Nella piazzola. Dove stanno tutti quelli come te? Non ti buggare, questo fa la ronda. Questi due fanno la ronda. So che mi vedrà, ma lo uccideremo prima. Ciao. Non ho fatto niente, io non sono stato, io non sono stato io. Non sono stato io. Dimenticati di me. Perché sai volare? Mi sa di no. Mi sa che non sa volare lei. Noi dovevamo essere un'esclusiva Sony. Per quello ci stanno confondendo con Spider. Sì, vabbè, ora anche loro. Era tutta comunque. Sekiro non dovrebbe, non doveva essere un'esclusiva Sony. Però era una battuta simpatica da fare, siccome tutto il resto del percorso di From Software, almeno nei giochi precedenti adesso, a parte da Bloodborne. Bloodborne è uscito prima di Dark Souls 3, giusto? Però c'erano i rumors, se non ricordo male. Me lo ricordo Sabaku sul Patreon che diceva: Sekiro, un'IP nuova, come Bloodborne, non è che sarà un'esclusiva? E mi ti prego. Bloodborne 2015, DS3 2017, esatto, ci trovo dopo. Io sono già morto. Io sono già morto e lui ha due vite. Io direi che per velocizzare la cosa... è entrato dentro? No, è completamente perso. Per velocizzare la cosa la farei così, perché combatterlo è un suicidio. Ah, quanto è mongoloide questo qua che si ferma dove lo lascio praticamente. Sembra fatto apposta per essere pugnalato alle spalle. Effettivamente adesso posso riscappare.
dalla stessa strada da cui sono venuto, tra l'altro. Si è già dimenticato di noi. Abbiamo trovato il bug del sistema, praticamente. Non c'è nessuno. Chi mi ha colpito? Deve essere stato il vento. E questa volta, ovviamente, si è bloccato dall'altra parte. E tu? Non ci ricarica la vita! Mi si ricarica entrambe le vite e si disagra? Quindi devo per forza ucciderlo una volta. Oddio. Uno a uno. Ciccione. Devo smetterla con questi momenti comici che non fanno ridere nessuno. Devo smetterla. Sì. Hai ragione. Aiuto divino. Guarda, una benedizione. Dolore, ma va bene. Se impareremo. Più che altro questo. È anche così questo canale. Comunque, io devo rappresentare cos'è il videogioco, no? E come ho giocato Doom a difficoltà massima, facendomi un culo tanto, però poi quando sono arrivato in fondo, la soddisfazione. Quando ho platinato Hollow Knight, volevo uccidermi. Ma quando sono arrivato in fondo, la soddisfazione. Con Sekiro sarà la solita identica cosa, ok? Lo mastereremo Sekiro, faremo tutto quello che è possibile alla massima difficoltà e poi sì. Oh, che rivelazione. Mamma mia. Emma. Come ti capisco? Esatto. Esatto. E potere di sangue di drago, bla bla bla, yada. Parli, sì. Mostra la fiaschetta curativa. E la vuoi una fiaschetta? Non so chi di voi si ricorda Hercules. Semicitazione a Hercules di la Disney. Qualcuno ha giocato il nuovo Star Wars Jedi Fallen Order? Non penso che il computer me lo faccia girare. Lo provarlo sul Game Pass. È sicuramente interessante. Ci ha portato una serie anche Sabaku. È molto, molto bello. È stile Souls, però nel mondo Dark Souls. È stile Souls, ma nel mondo Star Wars. E non deve essere per niente male. Come platforming, come combattimenti. È un Sekiro con la spada laser. Un po' più facile. Dai semi di zucca. Pianta i semi nella fiaschetta. Non capisco perché non fanno uno Star Wars open world. A parte che uno Star Wars dovrebbe essere open universe piuttosto che open world. Dovrebbero darti la possibilità, come magari nei vecchi Ratchet & Clank, non so se ve lo ricordate, con la navicella giravate tra un pianeta e l'altro ed era incredibilmente figo. Soprattutto andare di un pianeta ed era una mappa nuova. Star Wars hanno fatto così, almeno su questo. Hanno dato tanti pianeti, la scelta, ti muovi con la navicella, vai nella mappa nuova. Un open world è strano, cioè dovresti mettere nel solito mondo, come succede in Zelda, tutte le varie realtà. Con le potenzialità di oggi si può fare.
Sì, certo, ma lo potevi fare sempre, con qualsiasi, cioè anche in passato. Soltanto che è una mole di lavoro talmente tanta e poi devi orchestrare l'open world in modo tale che sia credibile. Quello. Deve essere... Cioè, in Breath of the Wild funziona, ma perché... Correggetemi se sbaglio. Il mondo di Hyrule, nonostante facesse parte, cioè ci sono tante razze, tanti universi dietro, no? Che costruiscono tutto il mondo, no? Però ha fatto sì che sia stato possibile generare un open world con quelle dimensioni e con comunque quella ricchezza di contenuto. Ma perché è un mondo fantastico, è il mondo di Zelda, non avevate mai visto prima d'ora il mondo di Hyrule, no? E Breath of the Wild ci ha provato, però deve essere tutto contestualizzato. Anche lì, ad Hyrule potrei fare tante critiche sotto il punto di vista di come funziona sia la geografia di quel mondo che proprio il mondo in stesso. Che cos'è una grande isola? Cosa c'è intorno? Me lo descrive tutto quello che c'è intorno? Ci sono approfondimenti su cosa c'è oltre Hyrule? Si vedono in altri giochi o si vedono nel gioco stesso? Insomma, ci sono tante cose. In Star Wars sarebbe difficilissimo tentare di creare tutto un mondo open world, appunto, come l'hai chiamato te. Cioè, dovrebbero fare veramente pianeti. Usare semi di zucca per potenziare il fiato cortile, sì. Con lei ci parliamo la prossima volta, visto che ci sono dei blind e che magari vogliono seguire di più la storia. Ci teniamo i dialoghi suoi. Ci teniamo anche i dialoghi di lui. Sì, ma perché pigrizia hamster è anche avere l'idea giusta, portare un progetto che convinca e che possa vendere, che possa attirare il pubblico. Si sa che comunque Star Wars ora è in mano alla Disney, quindi comunque deve decidere anche la Disney se dare tot permessi per fare questo, quello, quel gioco, come fare il gioco, che gioco deve essere, perché deve rispettare dei determinati standard. Ovviamente la Disney non può produrre e come si dice, pubblicizzare un gioco che non ha determinati standard, quindi deve passare sotto controllo, deve sapere cosa stanno facendo, quello e quell'altro. È Star Wars. È bello nei film. Il mio sogno sarebbe un Signore degli Anelli open world alla Skyrim. Ma guarda, io ho avuto, per i videogiochi ho avuto sempre dei sogni, anche se vogliamo, semplici. Il mio sogno quando ero bambino di un videogioco era avere un GTA San Andreas, ok? Dove io potessi entrare in tutte le case, in tutti i grattacieli, in tutte le cazzo di cose, dove ci fosse mille attività su cui giocare. Quindi se volevo andare a prendere al pub, a prendere una birra, potevo andare a giocare a freccette, al cinema, a giocare a hockey, a giocare a una partita a calcetto, tutto, e in più con gli animali. Questo chiedevo io a GTA San Andreas. Un sogno. E perché non lo fanno? Perché in GTA 5 non posso entrare in tutte le case ancora? Eppure quanti anni sono passati da San Andreas a GTA 5? Un fottio. È una richiesta così semplice per poter entrare in tutte le case. Però è tantissimo lavoro. Soprattutto in una mappa gigantesca come quella GTA 5. E poi non ha interesse. Però io da bambino volevo quello. Cioè io volevo esplorare tutta la mappa. Quindi volevo che tutte le case potessi entrarci dentro e potessi guardare cosa c'era. Cosa c'è lì. Perché in questi negozi non ci posso entrare. Maledizione. Io vedo soltanto là fuori. Non si aprono mai. Perché non posso rapinare chi cazzo voglio. Perché non posso fare questo. Io vorrei un San Andreas come la vita vera. Sarebbe divertentissimo. Ma purtroppo ancora dovremmo aspettare GTA 6 magari per vedere una cosa del genere. La mappa già è fatta ed è fantastica. Invece fanno il gioco su Gollum. Ma dai, che gioco su Gollum, non lo sapevo. Comunque io sto chiacchierando un po' e sto perdendo un po' di tempo, soprattutto perché Hamster sei qua e quindi mi sto divertendo. Mi sono potenziato le fiasche, ma per fare che cosa? Che
Perché io mi sono messo a parlare? Perché volevo sconfiggere quell'arena. E quindi ancora non è mezzanotte. Andiamo a sconfiggere quell'arena. Corri, corri, corri. Intanto prendiamo le cose che abbiamo abbandonato. Confetto di Aco. Quel terribile. Gioco di Gollum non l'ho visto. Vabbè, sicuramente Gollum è uno dei personaggi più interessanti dell'universo, dai. Così che Anelli. È anche il personaggio chiave, se vogliamo. Fa tutto il film. Frodo è un coglione a confronto. Eh sì, certo, il mondo di Tolkien ovviamente è vastissimo. Infatti nessun personaggio del Signore degli Anelli, nessun personaggio del Signore degli Anelli, ovviamente, però la maggior parte dei personaggi contemporanei, diciamo, alla storia del Signore degli Anelli sono tutti inutili se guardi soltanto quel ramo lì, l'arco narrativo lì. Poi sì, ci sono personaggi come gli stregoni o come gli elfi o come altre figure che hanno molta più vita, perdurano, tra l'altro sono discendenti di divinità e quello, insomma, sono le cose. Le solite cose di un mondo fantastico, ma il mondo fantastico l'ha inventato lui, Luca. Quindi che cazzo dici, le solite cose? Gli elfi sono immortali. Esatto, quindi appunto ci sono dall'origine del tempo. Un cespuglio, che cazzo guardi? Non vedi come mi sventolano i capelli? Mi ha visto. L'ha proprio visto come mi sventolano i capelli. Subito, appena fatto il gesto. Ehi, tu! Ah, tu sei quello che mi ha visto e che corri imperituro. Imperituro. Italiano non si confà più alle menti di nessuno a quest'ora. Devo schivare laterale contro questi affondi. Sì, amico, sì. Mamma mia, la tattica. Da infame shinobi proprio. Scappa, colpisci da lontano con l'affondo. Ah, non avevo usato due semi. Wow, ma che dici, Dori? Ma eri online? Ma quando sei entrato online? Cosa hai fatto, tra l'altro? Cosa hai fatto? Sì, vabbè, ho capito, ma che cavolo di udito hai con quell'elmo? Dovrebbe darti un po' di fastidio quell'elmo, no? Track, track. Dori, parlami, rispondi, palesati, scrivi qualcosa. Primo, sei rimasto nella tua live, non sei entrato nella mia. Perché una cosa dei content creator quando fanno un raid è proprio questa. Molte volte mandi il raid e poi sei quello più ritardatario a entrare nella live dell'altro, perché devi chiudere la tua e andare su Twitch, andare nella live di quell'altro, mentre i tuoi ovviamente spettatori partono subito. Esatto, ci metto mezz'ora. Infatti, non ti preoccupare, capisco il problema, succede anche a me. Siamo su Sekiro. Minchia, è vero, sì. Quindi a volte quando si riceve un raid non si deve rispondere nemmeno troppo subito, perché sennò poi non ti sente. Non era al vento, questa volta. L'affondo. Lui si sta provando Colosseo.
Ora andiamo da Dusi a mezzanotte. È per questo che ho voluto iniziare la live presto, tra virgolette, alle 9, in modo tale che si potesse staccare a mezzanotte e che si potesse dare anche spazio ad altri content creator che streamano la sera e che tra l'altro sono ormai amici, tra virgolette. Quindi sì, tra poco andremo a vedere, a osservare e a perculare un po' il nostro amico Duse. G di un G. Ma vai a cagare. Vada a cagare, generale Tenzen Yamauchi. Andremo a sfoggiare dal Duse tutte le nostre conoscenze. Soprattutto quelle di Hamster, che flexa in continuazione. Generale Yamauchi, la sua spada è più grossa di lei, se ne rende conto? Io sono un po' intimorito. Guardate le dimensioni della mia. E dai, generale, dai. Mi lasci stare, non sono nessuno. Sta facendo? Come fa a sapere che sono sceso? Chi gliel'ha detto? Tra l'altro sono sceso, sono risalito e lei mi ha perso di vista. Vabbè. Siamo silenziosi come un ninja, eh? Silenziosi come... Sarà la volta buona? O ci farà il culo anche stavolta? Capiamolo, generale Tamauchi. Venga, venga. Libero il passaggio, venga. Ma sono liberato solo il passaggio, scommetto. Venga, venga. Perfetto, hai cambiato posa. Posa elastica che ha lei. Stia calmino, per favore. Attacchi in salti maledetti. Attacchi in salto maledetti. Non potevamo schivare. Non mi spiego, sai che un giorno forse lontano lo giocherò. Vabbè, ma comunque, nel senso, questi scontri te li puoi guardare. Non è niente di spoiler. Niente di che. Inizialmente poi è anche una difficoltà maggiore rispetto a quella che troverai che sulla pelle. Quindi. Vado a letto comunque, buona live, buonanotte. Grazie mille Dori, grazie mille per essere passato, grazie mille per il ride, ci vediamo ogni settimana, comunque la prossima. Grazie, buonanotte, buon lavoro domattina, se devi svegliare presto. Leggere la chat, succede queste cose. Poi quell'attacco è particolarmente bastardo, perché è velocissimo, di difficile lettura e mi ci toglie tutta la vita. Cioè. Proviamo l'ultima volta e poi si va? O no? Perché io sono deciso anche se provare l'ultima volta. Un sondaggio, tra l'altro. Perché voglio fare una cosa. Faccio una cosa veloce. Farò un sondaggio su se batterò il generale Tamauchi. Va bene? Allora devo andare su video producer? No, devo andare su gestore streaming, gestisci sondaggio, crea nuovo sondaggio, domanda: ucciderà stavolta il generale Tamauchi? Minimo 2. Sì. No. Consenti voti aggiuntivi. Che vuol dire?
durata un minuto. Consenti voti aggiuntivi? Fiorino per voi. Ah, sì, ok. Inizia il sondaggio. Ma non posso votare, che merda è? Cioè, posso votare, ma non posso... Madonna, mi faccio perdere i punti a tutti, maledetti, maledetti. Io ho votato sì. Ma che dici? Hello, my friend. Benvenuti. Un raid incredibile. Sei utenti. Grazie davvero tanto. Benvenuti a tutti. Siamo su Sekiro in una seconda run dopo due anni. No talismano, ok? Che ci piace soffrire. E io 2 anni che non giocavo Sekiro, ho detto torno su Sekiro, però voglio una cosa interessante, voglio provare veramente la sfida la prima volta. Quindi nonostante sappia le meccaniche, però ho detto vabbè, lo faccio senza talismano. E lì. 14 voti sul no. E 5 sul sì. Grazie. Grazie per avermi dato la fiducia. Allora. Abbiamo 10 minuti per distruggere completamente l'area. Mega Mouse TV ci segue. Grazie mille per il follow. Grazie davvero tanto per il follow. Benvenuto nel canale di videogioco, dove giochiamo, ci divertiamo, ci confrontiamo, si impara, si scrive, si legge, si corre. Tutto il processo di apprendimento dell'uomo, ma applicato al videogioco. Vediamo. È già tipo la quinta volta che muoio dal generale Tamauchi. È la quinta volta. Comunque, cosa stavate giocando? Ve lo dice? Non mi dice un cazzo, OBS. Ah, è scomparso qualcuno davanti a te. Abbiamo un po' di soldi, che tanto li perdiamo a metà alla morte. Abbiamo parlato stasera. Oh, just chatting. Di che avete parlato? Distrarmi non so quanto è valido, ai fini del pronostico. Però, insomma, puoi benissimo ovviamente, puoi benissimo dire tutto quello che vuoi. Anche perché avrei votato no. O sarai uno di quei... Sarai uno di quei fiduciosi ad aver votato sì. Che gira ti genera? Ah, di un po' di tutto. È stata una cosa molto rilassante. Ok, giustamente servono anche... le stream rilassanti e poco impegnato ogni tanto. E poi è piacevole parlare con i propri utenti. Vedo che può contare su un pubblico molto più denso del nostro, diciamo. Siamo un canale neonato. Neonato no. Oddio sì, quando è che un bimbo smette di essere neonato? A che età? Perché noi per ora abbiamo 3 mesi. Quindi sì, su per giù saremo neonati. Dai, un bimbo di 3 mesi è neonato, no? Forse è già cresciuto. Forse può fare già una vita. Prende moglie e parte. Allora, qui c'è un tizio col fucile, eccolo lì. E di là c'è un tizio con la pelliccia. Ecco, questi tizi con la pelliccia a me mi danno problemi. Eccolo là, il nostro generale. Scappa. Raga, se va vinto il pronostico bisogna fare anche così, Anche perché ci uccidono con 2 colpi. E noi per ucciderli dobbiamo tirarne 75.
La cura ci cura un cazzo. Questo ci lancia i sassi. Come ti permetti, Mario? Come si permette, dico io. Mi confondo con un doppio passo. Perché siete così stronzi? Perché? Spero che, certo, non è stata... oddio, non so che... come potrebbe essere pensata l'idea... Una live per rilassarci. Poi un ride tutti su Sekiro. Giusto per soffrire, per morire male. Allora, abbiamo notato che gli si ricaricano le sfere della vita. Che traiettoria era quella? Ma te vai dei tuoi compagni morti, mi sa. Abbiamo notato che si ricaricano le sfere della vita. Eh sì, che vai dei tuoi compagni morti. Se lo allontaniamo e se lo lasciamo stare, quindi dobbiamo per forza combatterlo, mi sa. Non possiamo ri... Ok, ora mi concentro perché devo vincere il pronostico alla faccia di tutti voi. Sarà lunga, non entriamo nel panico. Luca, hai sconfitto sfide ben maggiori di questo stronzo qua con l'armatura. Ma quanto è ciccione. Questo è per questo che i tuoi colpi non fanno niente, cioè sono super efficaci visto che ti vesti con le pezze, signor Shinobi. Io? Senza paura. Senza paura no, bisogna vincerli sti soldi, scommesso anch'io. Ok. Che dire poi perché Sekiro va a 60 fissi e non di più? È una motivazione per il dodge, gli invincibility frame, eccetera, che hanno messo il K a 60? Perché io non sono riuscito a aumentarlo per gli FPS, sono riuscito solo a ridurli gli FPS. Volevate, uno scontro da samurai. Brutti scommettitori seriali, brutti ludopatici che non siete altro. Invece no, beccate uno scontro intelligente, uno scontro da shinobi. Guarda, lancia anche gli shuriken. Alla faccia vostra. Aspetta, ve l'ho fatto, dai, giusto per farvi contento. Chi ha perso un po' di soldi qui? Chi ha perso un po' di soldi? Eh? Eh? Tutti. Io ne ho vinti, che ne ho infiniti. Chiudiamo il sondaggio. Sì. Sì. Sembra che vi ho scammato i soldi ora. Ripartizione dei voti che vuol dire? Ah, mi fa vedere chi ha votato e chi no. Ma come fa a finirlo questo sondaggio? come fa a dare un termine al sondaggio? Sondaggio terminato. Ucciderà stavolta il generale Tamuachi? Nuovo sondaggio, limita sondaggio, visualizza i risultati. Comunque, caro Tilurco, buona continuazione. Grazie mille, my friend, non ti preoccupare, tra poco stacchiamo e facciamo un mega ride e andiamo tutti da Dusi a guardare Hollow Knight. Anche perché, appunto, ma come non era un pronostico ma solo un sondaggio? Ma cosa ho fatto io? Ma perché scambio sempre il pronostico? Ma perché sono uno sotto l'altro nella schermata?
Che pippa che sei, Luca. Non sai nemmeno fare un pronostico come si deve. Non so nemmeno fare un pronostico come si deve. Se volete i soldi, si rifà, ma si rifà finto. Cioè, dovete votare tutti no, soltanto io voto sì, e poi faccio vincere il sì. Se ci state, si può rifare finto per essere coerenti col pronostico. Ovviamente se siete tutti concordi e corretti. Ovviamente se siete... No, ok. Va bene, chiudiamo la serata, visto che abbiamo raggiunto il nostro apice. Andiamo sulla schermata 2 e ci siamo. Allora, qui c'è da fare un po' di discorsi. Innanzitutto, grazie a My Friend ancora per il ride, grazie a tutti quelli che sono passati, a chi si è iscritto, grazie mille, ha fatto un sacco piacere. Spero di ritrovarvi e che ripassiate magari in un futuro a guardare cosa facciamo. Noi portiamo Blue Fire per ora, anche se siamo a fine, prossima live finiamo sicuro. Ora portiamo Sekiro con la versione no talismano e quindi il triplo più incazzata, però sarà piena di dolore queste live, ma quando finiremo ci sarà una soddisfazione immonda che voi non potete capire, soprattutto perché è stato portato tutto in live, con la pressione della live, con la vostra compagnia e poi con appunto la soddisfazione di poter finire Sekiro dopo 2 anni che ci torni con una difficoltà maggiorata, tanto per il gusto di farsi del male, è comunque anche un ramo di noi videogiocatori. Martedì continueremo Majora's Mask per la serie retro, quindi se siete interessati alla serie retro, passate anche il martedì che c'è Majora's Mask, se mi riesce a continuarlo perché ho i salvataggi corrotti, ma spero di riprenderlo e di finirlo. E quindi niente, questo è il canale videogioco, se vi è piaciuto tornate, passate, criticate, commentate, insomma cercate di aiutarmi, ma non con il follower, con la donazione o con la subscribe, cercate di aiutarmi come content creator, quindi siamo un canale neonato. Tutti i consigli che volete darmi, se ne avete da darmi, eccetera, sfogatevi. Alla brace ci farà un pensierino, appunto, grazie mille. Comunque, per quelli che sono qua, se siete qua ancora, shout out a Checkpoint Plus, ai ragazzi Checkpoint Plus, che fanno un lavoro come si deve su questa piattaforma, portano giochi seri su questa piattaforma, come quelli che sono i Souls, sono 2, sono simpatici e non c'è nessun motivo per non andare a seguirli. Non so come, io non penso di poter fare gli shout out. L'ho fatto così. Anche molto belli, sì, cioè ovvio, quello era scontato. La bellezza era scontata. Soprattutto belli e soprattutto belli dentro. È quello che conta. Allora, comunque sia, io spero che vi sia piaciuto tutta la live di stasera, spero che vi sia piaciuta l'introduzione, la spiegazione, l'inizio della storia, spero vi sia piaciuto tutto. Detto questo, grazie mille, andiamo da Duse a guardarlo giocare Hollow Knight, a guardarlo soffrire con il Colosseo, ci vediamo là. 3:15, direi ci possiamo salutare. Allora, Raid, come si scrive? Duse? Duse col 3 TV? Non lo so. Dov'è il nostro Duse live? Duse 3 TV, esatto, tutto maiuscolo, però non so se importa, ma scriviamolo tutto maiuscolo comunque. Il raid è partito, 9 secondi, io ringrazio tutti raga, grazie Amster, grazie alla brace, grazie a My Friend per il raid ancora, grazie Mind Key, grazie a chi ha fatto il raid prima, grazie a tutti veramente, grazie a Rux che è passato prima, grazie veramente a tutti, ci vediamo domani. Ci vediamo. Oddio, domani lo so, però forse domani sera sì. Ma comunque sì. Vabbè.
Muori, muori, muori e vai a fanculo, porco Dio. Videogioco, buonasera. Scusate la bestemmia per...